fiumi, energie rinnovabili, turismo e agri-food, i temi al centro dell'assemblea degli industriali sanniti guidati dall'avvocato Resse Vigorito, che si riunirà a breve in diretta qui da Benevento al Teatro Comunale, evento che seguiremo in diretta con il collega Alessandro Fallarino. Sì, buongiorno Imma, buongiorno ai nostri telespettatori. Come dicevi tu, siamo qui al Teatro Comunale, un piccolo gioiello di Benevento recuperato da poco dopo il minuzioso restauro. Avevi annunciato gli asset di questa assemblea, ovviamente al centro si parlerà di infrastrutture che sono praticamente importantissime per far uscire il Sannio da quell'isolamento che ha fatto riferimento anche il presidente Vigorito nel suo intervento di presentazione dell'assemblea degli iscritti a Confindustria Benevento, infrastrutture che vengono realizzate oggi anche grazie al PNRR, ma non solo. Bisogna tenere alta la guardia, il monito del presidente Vigorito per quanto riguarda le connessioni, le infrastrutture. Poi ancora si parlerà di fiumi, l'annoso problema dei fiumi, della pulizia dei fiumi, che non riguarda solo ovviamente il taglio degli alberi cresciuti in maniera incontrollata e sempre nel rispetto dell'ambiente. Si parlerà anche di rinnovabili, una serie di temi importanti per la crescita di questo territorio, importanti per la crescita di questo territorio che può diventare anche traino per la Campania. Ima, vedo che hai già il primo ospite, lascio a te la parola. Assolutamente sì, con noi il presidente della piccola industria di Confindustria Campania, Pasquale Lampugnale. Presidente, abbiamo ascoltato i temi al centro del confronto previsto per l'assemblea degli industriali sannita, che chiamano anche le istituzioni a confrontarsi su asset considerati strategici per lo sviluppo del territorio. Ma grande merito al presidente Vigorito, che dall'inizio del suo mandato ha aperto quella famosa finestra dalla regione Campania verso il Sannio. La presenza del governatore per il secondo anno consecutivo testimonia la vicinanza e anche l'interesse verso un territorio svantaggiato come il nostro. E oggi parleremo dei temi strategici della nostra provincia: fiumi, connessioni, quindi infrastrutture, rinnovabili, turismo. Abbiamo delle grandi potenzialità, ma abbiamo, come discuteremo stamattina, una serie di problemi da portare avanti e da risolvere. Lo abbiamo anche tracciato questo percorso attraverso il recente rapporto elaborato da Confindustria Campania, il tema delle aree interne. Stiamo cercando di fare insieme un buon lavoro e la giornata di oggi sarà sicuramente un motivo per sederci attorno a un tavolo insieme alla Regione Campania. Lo stiamo già facendo anche con l'industria regionale per sviluppare temi di interesse del nostro territorio, affinché tanti giovani possano restare qui, ma soprattutto tante aziende possano trovare, attraverso le grandi opportunità espresse anche attraverso il PNRR, di investire, di svilupparsi e di creare occupazione. Ecco, oltre ai saluti istituzionali sono poi previsti gli interventi ovviamente del presidente di Confindustria Benevento, dell'avvocato Vigorito, come lei sottolineava, anche del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Presidente, lei rappresenta le piccole industrie che nel Sannio sono l'ossatura dell'economia. Nel Sannio, in Campania e direi in Italia, sono la struttura neurale dell'economia italiana, quella che è al centro di tante connessioni. Dobbiamo stimolare una crescita di queste piccole imprese, perché probabilmente uno dei temi di grande fragilità è la dimensione, soprattutto nelle nostre zone. Quindi abbiamo piccole imprese familiari che hanno davanti a loro una serie di sfide. Una di quelle principali è quella del capitale umano, perché in questo momento storico si sta vivendo una grande competizione tra la piccola impresa e la media impresa. Quindi all'interno dell'acronimo PMI vediamo come quelle più piccole hanno difficoltà a reperire capitale umano di qualità, hanno difficoltà a promuoversi verso l'esterno e sono considerate poco attrattive. Chiaramente le piccole e medie imprese in questi territori, soprattutto nei nostri, rappresentano l'unica opportunità per creare lavoro e occupazione, e quindi da questo punto di vista vanno salvaguardate. Credo che un'attenta politica regionale possa in qualche modo far diventare queste due province, le aree interne della Campania, l'Irpinia e il Sannio,
aree di nuova centralità, di nuova interconnessione anche attraverso il miglioramento di opere complementari legate alle grandi infrastrutture in corso di realizzazione, e da questo punto di vista rappresentare anche un'opportunità per redistribuire la popolazione che nella fascia costiera ha una densità abitativa molto alta e quindi non consente lo sviluppo ulteriore. Siamo in una fase strategica, come le accennava, sono previste delle opere infrastrutturali fondamentali proprio per uscire dall'isolamento. Cosa chiedono oggi gli industriali che operano sul territorio? Che questa arteria infrastrutturale diventi un'infrastruttura di sviluppo, che si vada al di là di quello che è l'impatto economico dell'opera pubblica e quindi in termini di lavoro che può dare al settore delle costruzioni delle infrastrutture. Noi riteniamo che questa grande opera infrastrutturale possa interconnettere meglio le nostre aree industriali, far diventare più centrali e più strategiche le nostre aree industriali che hanno spazi per essere occupati, oltretutto ci sono degli incentivi fiscali a partire dalle ZES, ma anche al credito d'imposta che è stato rinnovato anche per quest'anno, perché noi riteniamo insomma che l'area interna sia competitiva nello stesso modo in cui è stato per anni la fascia costiera che oggi è stato, e quindi il nostro territorio può, se opportunamente valorizzato e promosso, essere obiettivo di investimenti da parte di grandi player. E allora grazie a Pasquale Lampugnale, presidente della piccola industria Campania, ma lascio subito la linea al collega già pronto con un altro ospite. Sì, ma siamo con Teresa Romano, che è la presidente della sezione turismo di Confindustria Benevento. Uno dei punti scelti dall'assemblea è proprio il turismo e l'agri-food, quanto è importante per il nostro territorio. Allora, l'enogastronomia è un tema importantissimo per il nostro territorio, in quanto noi abbiamo un patrimonio paesaggistico di tutto rilievo. Chiaramente è su quello che è questo che dobbiamo puntare, in quanto è la nostra natura e la dobbiamo potenziare. Ecco, Presidente, c'è anche un discorso che riguarda il turismo di ritorno. Una bella iniziativa messa in campo che la vede anche protagonista. Che cosa, spieghiamo a chi ci ascolta da casa, che cos'è il turismo di ritorno? Io sono la referente provinciale di Rete Destinazione Sud, e con il turismo di ritorno è un progetto che riguarda una programmazione quinquennale. Con il turismo di ritorno puntiamo a portare l'italianità nel mondo, in quanto da studi fatti e da ricerche fatte gli italiani nel mondo sono 80 milioni di persone che hanno dei legami fortissimi con l'Italia e con le loro radici. Chiaramente parliamo di 80 milioni di persone che hanno di prima, seconda e terza generazione, e ancora oggi, venendo in macchina qui stamattina a Benevento, parlavo con un'amica che mi raccontava di una persona che è negli Stati Uniti e che almeno 2 o 3 volte all'anno viene in Italia nonostante non sia nato qua. Ecco, siamo qui a Benevento nel gioiello, nel piccolo gioiello del teatro comunale a ridosso all'interno della buffer zone, a ridosso della chiesa di Santa Sofia, patrimonio UNESCO. Dobbiamo dire che da qualche anno, da qualche tempo si iniziano a vedere tante persone, tanti turisti che ammirano queste bellezze nostre, ma cosa si può fare di più? Come farli restare questi turisti almeno 2 giorni in più qui a Benevento, non un turismo mordi e fuggi? Il turismo mordi e fuggi è stato sempre un tema che deve essere trattato e in qualche modo organizzato diversamente, proprio per dare l'opportunità alla città e alla provincia di lasciarli e intrattenerli qua sul territorio. Che cosa si può fare? Siamo sia con la sezione turismo Confindustria che come Rete Destinazione Sud, stiamo organizzando nella progettualità l'opportunità di farli lasciare con un progetto ben mirato e preciso.
Bene, grazie Presidente. Ovviamente il turismo è un volano importante per l'economia sannita, lo è sempre stato, il turismo enogastronomico che riguarda tantissime zone, dalla Valle Telesina alla Valle Caudina, al Fortore sannita. Io adesso passo la linea a Imma, che vedo che è già con un altro ospite. Sì, prego Imma. Simone Togni, Presidente nazionale ANEV. Presidente, grazie per essere con noi. Si parla di energie rinnovabili, un tema ormai centrale, necessario accelerare. Assolutamente sì, le energie rinnovabili sono una delle gambe per la transizione energetica, ma soprattutto sono una delle gambe per i territori come questo che possono dare sviluppo, occupazione e industria, ed è per questo che la sinergia con le aziende del settore è fondamentale per consentire di far arrivare fino al territorio quelli che sono i benefici, che poi a livello ambientale sono chiaramente globali, ma dell'energia pulita. Ecco, c'è l'agenda 2030 che chiama anche l'Italia a rispondere a una sfida sempre più importante. Sì, abbiamo da raddoppiare la produzione di energia eolica da qua al 2030, gli anni sono rimasti pochi, quindi lo sforzo deve essere importante, e questo ci consente di affrancarci da una serie di criticità che sono quelle ambientali, quelle di carattere geopolitico, perché il reperimento delle fonti fossili, come abbiamo visto in momenti come quelli che stiamo vivendo, è complicato, e quindi le rinnovabili consentono questo percorso. In più l'elemento economico, perché le rinnovabili oggi sono anche più economiche, l'eolico è un'energia disponibile che costa poco e quindi va sviluppata per quello che è il potenziale di questo paese. Quali sono secondo lei le prospettive per i prossimi anni, soprattutto se è possibile parlare anche di tempistica? Le tempistiche, soprattutto quelle dei processi autorizzativi, sono ancora troppo lunghe, e questo è un impegno che questo governo si è assunto e speriamo porti a termine, cioè di ridurre le tempistiche e di renderle compatibili con quelli che sono anche i piani industriali delle aziende del settore. Questo percorso è un percorso avviato e che speriamo a breve possa arrivare e consentire quindi di raggiungere il potenziale pieno che il nostro Paese ha. Fondamentale in questo caso il confronto con gli imprenditori, ma anche il confronto con le istituzioni, che è quello che vuole fare oggi con l'Assemblea degli Industriali Sannita, a promuovere proprio un dialogo. Ma sì, Presidente Vigorito, mi sembra che abbia ben chiaro, da imprenditore illuminato del settore, quale sia la strada, e la strada è sempre quella del dialogo. Il dialogo con le istituzioni, ma anche con il territorio e con la gente che il territorio vive. E solo pochi riescono a mettere insieme questi due aspetti, che sono quelli che poi fanno di un territorio fortunato, e di un'industria che è capace di calarsi anche nella realtà quotidiana. E allora grazie a Simone Togni, Presidente nazionale ANEV. Do subito la linea al collega Alessandro Fallarino. Sì, allora siamo con l'assessore regionale Marchiello, assessore oggi qui a Benevento. Si parla di sviluppo, si parla di lavoro, un appuntamento diciamo importante. Beh, sicuramente la regione è presente a tutti gli appuntamenti importanti, prova ne è che oltre a me oggi c'è il presidente della giunta. Però voglio dire che questo territorio merita particolare attenzione, perché il presidente di Confindustria di Benevento è una persona, a parte il rapporto che abbiamo con il presidente Vigorito, ma è una persona di una dinamicità direi inusitata. Porta all'attenzione nostra i problemi del territorio, e non è che si ferma quando noi diamo una risposta. Nel bene o nel male lui pretende, dico il termine preciso, di avere una risposta sui quesiti che ci pone, e noi veramente in questa maniera significa dare risultati a un territorio che diciamo nella sua storia ha veramente tante tante cose, e l'entroterra, tutta questa zona merita attenzione da parte delle istituzioni, soprattutto perché c'è una grande creatività e c'è possibilità di crescita oltre ogni aspettativa. Ecco assessore, il suo è un assessorato di grande importanza, ovviamente specialmente per le zone interne. Che progetti ci sono? Dove guarda la regione? Guardi, noi coniughiamo gli aspetti del lavoro
ho anche la delega al lavoro, con quelli delle attività produttive e quindi con quelle dei nostri imprenditori. Se gli imprenditori ci danno le dritte, noi riusciamo a trovare le soluzioni per loro e quindi a dare una preparazione adeguata alle persone che possono poi trovare spazio lavorativo. Mi spiego meglio, noi stiamo attivando, dico attivando perché li abbiamo un po' ricostruiti, i 46 centri per l'impiego che abbiamo ereditato dalle province, situazioni disastrate e disastrose che stiamo ricomponendo veramente in maniera attenta, e oltre a questo ovviamente stiamo formando il personale, abbiamo assunto fino adesso 641 unità, ne prenderemo delle altre e c'è una formazione continua per loro, perché noi pensiamo di voler attivare sportelli non solo per dare risposte così nell'immediato per fare la profilazione delle persone che hanno bisogno di lavorare, ma anche sportelli dedicati alle donne, sportelli dedicati agli inabili e sportelli dedicati anche ai giovani che vogliono fare start-up o attività imprenditoriale, perché se noi siamo attenti a tutti i quesiti probabilmente il territorio avrà le sue risposte. Ecco, assessore, Palazzo Santa Lucia in campo anche su tante vertenze che si sono registrate negli ultimi mesi. Parliamo della DEMA, parliamo della CIABIL, regione in prima linea dunque, tra impresa e lavoratori anche. Allora, queste sono le vertenze, diciamo, quelle che scottano, Jabil, Whirlpool, DEMA, Softlab, tutte situazioni, diciamo, veramente da avere la massima attenzione da parte nostra, perché il primo impegno delle istituzioni è quello di non creare problemi ai lavoratori, perché lavoratori significa famiglie, famiglie significa giovani che lavorano, giovani che stanno in famiglia, che hanno bisogno di costruirsi il futuro. Noi siamo attenti con i ministeri, soprattutto il ministero, il nuovo ministero si chiama Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dico sia il ministro che la vice ministro, sono il sottosegretario, sono due persone molto attente ai nostri problemi. Stiamo trovando le soluzioni, aiutandoci con la cassa integrazione, aiutandoci con soluzioni intermedie. Non abbiamo al momento ancora definito il problema di Whirlpool, perché il 20 scade il bando che il commissario adesso ha fatto, anche lì speriamo di trovare una buona soluzione. Per DEMA anche lì stiamo lavorando, perché c'è in questo momento il giudice che deve stabilire e definire il percorso, però anche lì ci sono delle proposte intelligenti, quindi DEMA, che vale anche poi Paolisi, la CAM, siamo attenti a tutti i problemi. Perfetto, noi ringraziamo l'assessore regionale Marchiello, assessore che adesso raggiungerà la platea per seguire i lavori. Grazie mille assessore. Ma i lavori che stanno per cominciare sono cominciati? Assolutamente sì, sta per iniziare allora a linea l'assemblea degli industriali di Benevento. Connessioni, fiumi, energie rinnovabili e turismo agri-food. La Campania ha una struttura polarizzata con una forte concentrazione di attività e servizi sulla fascia costiera, che oggi è anche uno dei principali limiti al suo sviluppo. Per favorire il passaggio ad una struttura reticolare vanno privilegiate le connessioni di rete con le aree interne, reti dalle quali il Sannio risulta tagliato fuori a causa delle scelte infrastrutturali strategiche compiute nell'ultimo secolo, che hanno decretato il suo progressivo isolamento a dispetto della sua posizione geografica baricentrica sull'asse Campania-Puglia. Sul fronte stradale i dati sono impietosi. Benevento è al 98esimo posto su 105 province per dotazione stradale, potendo contare come unico accesso verso il nord sulla Telese-Caianello.
Parliamo di un'arteria strategica di collegamento per i traffici Lazio-Puglia. 72 km a corsia unica per senso di marcia, sulla quale transitano circa 15.000 veicoli al giorno, con il triste primato di registrare uno degli indici di mortalità per incidenti stradali tra i più alti d'Italia. Uno studio del professore Forte dell'Università Federico II di Napoli ha stimato che la realizzazione dell'opera comporterà un incremento del PIL annuo per la provincia di Benevento del 7%, ma i lavori non sono mai partiti nonostante i finanziamenti. Verso Napoli sono due le strade di collegamento, la più breve in termini di chilometri è il tracciato che attraversa la Valle Caudina, una delle zone più densamente industrializzate della provincia. In questo senso la realizzazione dell'autostrada Caserta-Benevento aiuterebbe un decongestionamento dell'area fortemente trafficata e urbanizzata. L'altro tracciato verso Napoli passa per l'autostrada 16, ma comporta una percorrenza maggiore di 30 km, dal momento che il casello di Castel del Lago è in Irpinia, a circa 20 km dal capoluogo Sannita. Per quanto riguarda la ferrovia, Benevento è al 78esimo posto su 105 province, manca un collegamento diretto con Napoli. Il tracciato storico è quello della ferrovia Valle Caudina, la cui inaugurazione risale al 1913, attraversa quattro province della Campania, si estende per 70 km e comprende 14 stazioni. È singolare notare che nel 1937 era possibile percorrere l'intera tratta in 1 ora e 30 minuti. Oggi ne occorrono circa 2, con una velocità media di 49 km orari e circa 79 passaggi a livello ad una distanza media di 600 metri ciascuno. Siamo circa 20.000 persone che ogni giorno devono raggiungere il capoluogo di regione. Con tutti i disservizi che ci sono si è aggiunto la chiusura della tratta. Noi raggiungiamo il comune di Napoli con un pullman sostitutivo. Chiaramente il pullman ha dei problemi perché esiste il traffico di servizi, gente non sa dove prenderlo. Quali sono i tempi di percorrenza e che differenza c'è tra il treno e il pullman? Allora, il treno viaggiava a 1 ora e 20, poi con varie restrizioni di velocità da Benevento Centrale a Napoli Centrale impiegava 2 ore e 20, fino a quando lei ha deciso di chiudere la tratta. Attualmente il pullman ci può mettere 1 ora e 15, 1 ora e mezza o anche 2 ore. Intanto è in corso uno degli investimenti più importanti per il sud, con l'alta velocità alta capacità Napoli-Bari. Dal Sannio si potrà raggiungere il capoluogo campano in soli 45 minuti, ma questo non risolve il problema dei pendolari della Valle Caudina. È un'opera che potrebbe avere significativi aspetti sia sull'incremento di residenzialità nella provincia di Benevento, con un mercato immobiliare certamente più accessibile e una migliore qualità della vita, sia sull'afflusso di turisti. Si tratta di una straordinaria opportunità che rischia però di tramutarsi in un'occasione persa, come spiega Giuseppe Pancione della Moccia SPA, presidente della sezione ambiente di Confindustria. Sono 3 anni che tutto il settore industriale legato al mondo estrattivo è interamente collassato. Sono da 3 anni che in Campania non abbiamo più una cementeria, non abbiamo più un ratificio, non abbiamo più un calcificio. Abbiamo perso qualcosa come 4 miliardi di fatturato e 4.000 posti di lavoro. E premetto che questi 4 miliardi sono riferiti ai costi del 2018. Alla luce dei nuovi costi in questo settore, questi 4 miliardi potrebbero essere 6 miliardi. Addirittura c'è la paralisi degli uffici preposti alle autorizzazioni. Tenga conto che Benevento, l'ufficio del genio civile di Benevento, è un ufficio preposto all'autorizzazione di progetti importanti, tutti i progetti, sia privati che pubblici. Eppure da 3 anni un ufficio così importante per la pianificazione dei programmi industriali ed altro, manca la figura del dirigente. Ma il
coinvolgimento della filiera produttiva nei lavori di realizzazione dell'opera non è l'unico aspetto legato a questo imponente investimento. In attesa della nuova stazione centrale di Benevento dopo il patto tra Comune e RFI, oggi la sfida si gioca nel nucleo industriale di Ponte Valentino, dove si scommette su uno scalo merci che potrebbe imprimere una svolta per un'area strategica per le aziende del territorio. Del resto il binario della ferrovia già attraversa il cuore del nucleo industriale beneventano e per la realizzazione di uno scalo merce sarebbe necessario un budget di circa 30 milioni di euro a servizio delle oltre 500.000 tonnellate di prodotti movimentati annualmente dall'aria. Naturalmente lo scalo merci renderebbe ancora più competitiva l'area ZES di Benevento. Il nesso funzionale che fece recuperare quest'area interna fu proprio la possibilità di agganciare quest'area ZES ipotetica all'alta capacità Napoli-Bari. E l'attraversamento appunto di questa ferrovia nella zona industriale di Benevento, ovvero l'ASI, poteva essere da presupposto affinché potesse essere attuato a questo recupero. E Comindustria, in sinergia con l'amministrazione comunale e con l'amministrazione regionale, di Luca, il governatore, fu recuperata, diciamo, l'area di circa 150, un'area di 150 ettari, di cui 115 nella zona ASI, Ponte Valentino, e 41 nell'area di intervento produttivo di Contrada Olivola. Siccità e cambiamenti climatici, il Sannio non dimentica la disastrosa alluvione del 2015. C'è ancora bisogno di interventi urgenti per prevenire il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza i fiumi che vengono visti ancora come un pericolo. Tra le aree più critiche, quella di Ponte Valentino, che dopo diverse sollecitazioni di Confindustria e Benevento ha ottenuto un finanziamento di 25 milioni di euro per il rifacimento degli argini. Ma si tratta di una soluzione di emergenza gestita dalla struttura commissariale che non risolve il problema. Occorre intervenire su almeno altri 3 punti critici e soprattutto va individuata una soluzione costante per la manutenzione dei fiumi che potrebbe coinvolgere aziende e agricoltori nella pulizia degli stessi. Con gli interventi di oltre 500 milioni di euro sulla diga di Campolattaro, il Sannio si candida inoltre a diventare tra le più importanti fonti di approvvigionamento idrico della Campania. Restano da comprendere il ruolo e i benefici per il territorio. Benevento è la sesta provincia in Italia per produzione di energia rinnovabile ed è la prima provincia campana per produzione di energia eolica. Ma si riscontrano ancora difficoltà per l'ammodernamento degli impianti che consentirebbe di ridurre l'impatto sull'ambiente e di aumentare la produzione di energia. In questi anni l'industria eolica ha portato nel territorio del Beneventano occupazione, un'industria significativa, molte aziende si stanno sviluppando in questo senso e questo è quello che è stato fatto fino ad oggi. Gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2040 consentono di raddoppiare questi numeri almeno e questo ovviamente dà enormi prospettive in termini industriali e occupazionali. Cosa bisognerebbe fare ancora? L'impegno deve essere quello di una semplificazione delle norme, regole certe, tempistiche che siano compatibili con quello che gli industriali del territorio necessitano e quindi avere una prospettiva di tempi e di diciamo certezze nel rispetto dei titoli autorizzativi. Fare questo consentirà di avere questi benefici che in un territorio come questo possono fornire elementi importanti di crescita territoriale. Oggi Benevento può vantare anche un polo dedicato alla formazione di tecnici e ingegneri in campo energetico. L'ITS Energy Lab ha tra i suoi soci fondatori l'Istituto Industriale Lucarelli, una delle scuole dove sono stati sperimentati interessanti percorsi di alternanza scuola-lavoro e di start-up di imprese, come ci spiegano la dirigente scolastica Maria Gabriella Fedele e la vicepresidente di Confindustria Benevento Clementina Donisi. Noi abbiamo messo su una scommessa
qui all'Istituto Industriale e grazie anche a delle metodologie fortemente innovative che utilizziamo, in modo particolare quella sulla imprenditorialità, facciamo in modo che i nostri ragazzi possano essere gli artefici e diciamo, il motore dello sviluppo del nostro sud e in particolare dei nostri territori. La formazione che ci viene dal nostro territorio è importante e questo gap che c'è di mancanza di conoscenza da fra i due mondi è questo il grande lavoro che Confindustria Benevento sta facendo. Quindi i due mondi, mondo accademico e mondo del lavoro, sono mondi complementari fra di loro e l'uno ha bisogno dell'altro. Quindi è importante che ci sia questo lavoro di conoscenza, di collaborazione e di informazione reciproca, proprio per consentire anche ai ragazzi di guardare al territorio per una prospettiva di vita futura, anche lavorativa, soprattutto lavorativa, senza già pensare, prima ancora che finiscono il ciclo di studi, di guardare fuori regione o addirittura fuori nazione. Motore delle iniziative del Lucarelli è il docente di informatica Carlo Mazzone, primo italiano ad entrare tra i 10 prof migliori del mondo. Stimola i suoi studenti a progettare start-up imprenditoriali e si batte contro la dispersione scolastica. C'è grande possibilità nel Sannio, ci sono tantissime imprese con le quali noi come scuola collaboriamo e attraverso Confindustria possiamo fare un lavoro ancora più forte, ancora più sinergico per fare in modo che questi ragazzi e queste ragazze rimangano nei nostri territori. Sta a noi di lavorare insieme per far sì che possano trovare questa collocazione. La regione in cui insegna Carlo Mazzone è il primo italiano a entrare nella top 10 dei migliori professori al mondo. Campania. Campania, Campania. Complimenti, signor Mazzone. E Benevento può vantare un altro record perché per prima in Italia ha istituito un corso di laurea in ingegneria energetica, un'eccellenza nel campo della formazione, ma c'è da essere orgogliosi anche per il primo prototipo campano di casa a consumo energetico quasi nullo, realizzato in via San Pasquale a Benevento. Quello dell'energia è sicuramente un settore importante, abbiamo qui alle nostre spalle un esempio del lavoro che facciamo da anni nell'ambito del nostro corso di laurea in ingegneria energetica. Quella alle nostre spalle è la casetta che oggi chiamiamo casetta di idrogeno, in realtà è un vero e proprio laboratorio aperto per la sperimentazione di fonti di energia alternative. In questa casetta abbiamo combinato utilizzo di solare sia fotovoltaico sia termico, abbiamo combinato geotermia e ultima abbiamo combinato l'uso dell'idrogeno come vettore per la conservazione dell'energia per arrivare ad un ambiente a consumo nullo. Ma adesso l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente è fortemente a rischio per il pasticcio generato con il cambio delle normative sul super bonus. Ci sono migliaia di imprese con i cassetti fiscali pieni e nessuna soluzione sui crediti incagliati. C'è tutta una filiera economica che, mandandole in crisi, crea una bomba sociale. Le soluzioni che abbiamo proposto al governo insieme all'Associazione Bancaria Italiana è quella di poter compensare con gli F24, in più dare la possibilità alle partecipate di enti pubblici di poter acquistare i crediti incagliati. Gli obiettivi ce li ha imposti la Comunità Europea entro il 2050. Noi abbiamo un patrimonio edilizio che oltre il 76% ha un anno è stato costruito da oltre 40 anni, abbiamo una classe energetica la più bassa. Il super bonus a nostro avviso è stato creato con una visione, cioè non è che bisogna mettere i numeri nella cassa dello Stato per vedere qual è il buco finanziario, ma è una visione per lasciare ai nostri figli un patrimonio edilizio efficiente. Il Sannio ha una particolare vocazione agricola che ha consentito la nascita e il consolidarsi di importanti realtà nel settore agroalimentare, ma le potenzialità della filiera sono per molti versi ancora inespresse e non adatte ad affermare in Italia e nel mondo l'idea di un Sannio che evochi un modello di sviluppo integrato, sinonimo di turismo, enogastronomia e produzioni di qualità.
In un mercato alimentare nel quale il consumatore è più consapevole e attento all'origine delle materie prime, Confindustria Benevento ha lanciato il proprio marchio collettivo Sannio da Gustare, che intende da un lato valorizzare le piccole eccellenze produttive che utilizzano solo materie prime sannite italiane, dall'altro mostrare le peculiarità storiche e architettoniche di questa provincia. Per accrescere questa vocazione c'è necessità della collaborazione tra tutti gli attori istituzionali per un percorso condiviso che parta dalle scuole e che insegni ai nostri giovani come conoscere, apprezzare, valorizzare e custodire la bellezza. Allora, riprendiamo il discorso. Sono queste le priorità indicate da Confindustria in questo confronto con la Regione Campania. Inviterei il presidente Vigorito e il presidente De Luca ad accomodarsi sul palco, così poi sentiremo i loro interventi. Intanto chiamo sul palco anche la città di Benevento, rappresentata dal sindaco, l'onorevole Clemente Mastella, per un saluto. Do volentieri il benvenuto, signor Presidente della Regione, signor Prefetto, Presidente Vigorito, a tutte le autorità. Do il benvenuto in questo splendido posto che abbiamo riportato alla disponibilità dei cittadini Benevento e non soltanto, dopo ben 15 anni di chiusura. Ed è un benvenuto benaugurante anche per la manifestazione di oggi, nella quale dirò per quanto mi riguarda alcune cose, ma senza che queste siano il rastrellamento di una forma di ruvidità o di altezzosità nel rivendicare alcuni aspetti. Io guardo la mia feritoia, quello che immagino, quello che vedo, e lo porto all'attenzione delle istituzioni, di quelle che sovrintendono anche alla mia gestione amministrativa, per tentare evidentemente d'intesa con le altre, nella leale collaborazione, di dare risposta a questi aspetti. Con un dato evidentemente, preoccupante per me se non si lavora in questo modo, che il futuro rischi di essere incollato al presente. E ho visto i fotogrammi che sono stati posti alla nostra attenzione, che condivido in larghissima misura, perché sono l'elemento che potrebbe dar fiato laddove c'è una sedente risposta, e quindi questa prospettiva di speranza nella quale dobbiamo addentrarci valutando l'orizzonte in maniera diversa da quella di oggi. Se penso alla ferrovia Cavalli Caudino, sono stato per 10 anni pendolare, prima come studente e poi come giornalista in Rai, e devo ricordarmi a vedere, devo dire, caro Presidente, spero che a fine anno finalmente sia riportata alla disponibilità degli utenti, che io feci un pezzo quando ero giornalista in Rai per Cronache Italiane, che era una trasmissione che andava prima del TG quando non c'erano le altre componenti televisive commerciali, e giocai sul fatto della ferrovia di cartone, così la chiama la nostra gente. In realtà io dissi che era di cartone per, come vedete, materializzare la venatura molto precaria per quanto riguarda il modo di procedere, che oggi ha molto in più di quando andavo io, di quando si andava allora, mentre l'autore era l'ingegner Cartoon e quindi la gente equivocava sul cartone e sul cartoon. Altri elementi sono stati qua riannodati alla nostra attenzione, se penso ad esempio che la cancello Benevento in questi termini, se penso al dato che buca ogni, diciamo, visione di un modo di giustizia interpretata e gestita in maniera che risponde a una sorta di umanesimo che riguarda i cittadini, in questo caso pari giustizia amministrativa, sono ben 2 anni che il Consiglio di Stato non si decide, nonostante i soldi, a concedere a chi debitamente ha la facoltà concessoria di poter iniziare finalmente i lavori. Noi ci troviamo, come ben sanno coloro i quali ne sanno più di me in questa circostanza, oggi in Italia in una sorta di rivoluzione ancora di dislivelli sociali, di quelli territoriali che permangono in piedi, e ci sono 3 aree di riferimento: quella della struttura urbana e industriale, quella delle città medie e delle grandi città, e quella come la nostra del dato territoriale, dove c'è un vuoto antropico o un pieno di ambiente che va sfruttato evidentemente, questa territorialità.
Partendo da questa metamorfosi del margine come ne siamo, avendo oramai messo da parte lo zelo con cui si c'era accentrati sulle grandi città, dove si immaginava che sgocciolasse qualcosa anche per le aree periferiche se queste crescevano in maniera, diciamo, espansiva, economicamente interessante e rilevante. Così non è stato e così non è. E allora, se assieme c'è questo equilibrio che devono gestire le classi politiche, evidentemente di chi ha il vertice delle istituzioni, per questo riequilibrio che componga, che mette in piedi evidentemente un nuovo modo di procedere, credo che alla fine anche questo piano di resilienza, che è il frutto condito dell'Europa del burro e di quella dell'olio, che ha trovato una forma di sintesi, che è quella per la quale finalmente c'è stato un di più di generosità da parte dell'Europa, però vorrei che in virtù delle materie prime aumentate, in virtù di una burocrazia non disciplinata, noi stessimo fermi e noi rendicontassimo come l'Europa ci propone e ci indica e ci impone di fare entro il 2026. Io, signor Presidente della Regione, non ho molte cose da chiedere o da dire, però alcune cose le dico, alcune farà riflettere, altre magari mi troveranno spaesato rispetto ai giudizi da parte degli altri. C'è un dato: noi siamo zone interne. E noi avremmo anche bisogno, come è capitato, come lei ha fatto giustamente in altre realtà, di una struttura ospedaliera nuova. Come a Salerno c'è, a Avellino c'è la cittadella. Qua la fruibilità, siccome il nostro è un ospedale che è il più vecchio, non parlo di chi opera all'interno dell'ospedale, diciamo c'è la dirigenza, la capacità di tanti operatori, di quelli che l'affiancano, però manca da questo punto di vista. Se ci fosse questa possibilità, questa opportunità, renderebbe anche più agevole, qualcuno si tappi le orecchie, il fatto che forse la richiesta che io sto facendo con insistenza, che a qualcuno mi sottolinea di farlo in maniera più carsica e meno in esposizione pubblica, quella della università, non tanto università, della facoltà di medicina nella nostra città di Benevento. Per quale ragione condisco queste mie parole così? Perché noi siamo università del territorio delle aree interne, non c'è l'università di Avellino, noi siamo università, quindi mi pare giusto, come c'è la Caserta, la facoltà di medicina, come c'è a Napoli e Salerno, anche l'università delle aree interne possa avere questa sua specializzazione, questa sua capacità. Da ultimo, come sindaco della mia città, che cosa le richiedo? Un anno fa io le dissi le tre gallerie che sono nella, purtroppo, un'incompiuta della nostra città, che insomma sono già definite da tantissimi anni, al periodo in cui c'era Salvini De Vito ministro del Mezzogiorno, però sono rimaste tali. Se ci fosse un intervento della Regione sui 20 milioni, noi ce la faremmo per davvero a costruire qualcosa di cui sarebbe, diciamo, responsabili in questo caso in positivo, e le saremmo molto grati per quello che la Regione potrà fare. Da ultimo, ho visto anche, come dire, nella relazione visiva che in maniera intelligente ha fatto il direttore, per quanto riguarda l'idrogeologico delle nostre comunità. Noi abbiamo problemi, non abbiamo un euro da poter spendere per l'elemento idrogeologico, quindi quando ci richiedono di intervenire non sappiamo cosa dire, e la presa diretta è nei confronti dei sindaci che non intervengono, non avendo potestà di intervenire per la semplice, sono depauperati della possibilità di poter investire da questo punto di vista. Peraltro, con un dato che nessuno analizza, io ho chiesto all'ANCI nazionale che faccia qualcosa in questa direzione. Di norma, quando si danno investimenti, sono calcolati gli abitanti, ma non sono calcolati la superficie. Noi, signore e signori, abbiamo una superficie superiore a quella di Napoli. Noi siamo 130 km quadrati, Napoli è 119 km quadrati. Immaginate arrivare, come giusto costituzionalmente, a dare un elemento di qualità di vita, di servizi anche all'ultimo cittadino, la mia periferia della città. Non ce la faccio però senza disponibilità economiche. Quindi su questo, se si ragionasse anche con questo tipo di quoziente, di incognita che va sviluppata, non sarebbe male. Da ultimo, signor Presidente, lei sta facendo una battaglia che io condivido. Il mio consiglio comunale ha detto no all'autonomia differenziata, che significa balcanizzare l'Italia. E devo dire però che ho fatto anche una proposta, che ripeto qua a lei: ma perché non mettere assieme tutti i sindaci, il Presidente di Regione, i Presidenti di Regione? Perché ho visto che purtroppo affoga nella disinvoltura con la quale il patrocinio diventa anche di natura partitica, per cui il Sud finisce per essere spodestato in quello che è una richiesta, non tanto di rivendicazione, una richiesta di equità e di giustizia, di natura sociale e di natura costituzionale. E siccome al Sud si sono espressi a favore dell'autonomia anche molti presidenti e suoi colleghi, ahimè, e tanti anche sindaci come me, per ragioni di natura partitica, io no, la mia età mi consente di poter dire pane pane, vino al vino, la cosa mi fa ricordare quel
proverbio turco per dire di come si immagina che il nord ci liberi in maniera garibaldina. Gli alberi si fecero fregare, dice il proverbio cinese, ancora una volta dall'ascia. L'ascia fu suadente rispetto a loro e votarono ancora una volta per l'ascia, perché l'ascia fece capire che aveva anche nel manico un qualcosa di legno. Buona giornata a tutti e grazie, signor Presidente. Grazie, grazie al Sindaco di Benevento, l'onorevole Mastella, che ha posto alcune questioni sulle quali chiaramente poi risponderà il Presidente De Luca. Il Sannio è presente in campo con il Presidente della Provincia Lombardi, che invito sul palco per il suo saluto. Saluto l'Assemblea di Confindustria, la famiglia, il Presidente Vigorito, la presenza del Governatore De Luca, Sua Eccellenza il Prefetto, le autorità. Il Sindaco Mastella, nell'introdurre, ha fatto riferimento a questa dimora che nasce un po' in perfetta coincidenza con l'Unità d'Italia, con la istituzione della provincia di Benevento, che poi solo dopo si è colorato un po' la vocazione del nostro territorio, che abbiamo visto anche nelle immagini che scorrono, che è rappresentata da direttrice di sviluppo, che sicuramente stanno a rappresentare un po' la storia, la tradizione, l'identità della nostra provincia e che vanno nella direzione, come abbiamo detto, dell'agricoltura, del turismo, che poi, voglio dire, né una tendenza di crescita quando anche il dato tecnologico trasforma, voglio dire, anche i processi riorganizzativi di un mercato e di crescita. Ed ecco che il focus che fa Confindustria, che lo ha sottoposto anche per le aree interne, lo ha sottoposto a una commissione regionale, per analizzare rispetto alla criticità del Sannio quali sono anche le grandi opportunità. E sicuramente le criticità che abbiamo detto, che purtroppo solo una minima parte in percentuale raggiunta anche di una connessione, una digitalizzazione che sta in stretta connessione e relazione con lo sviluppo, il problema, voglio dire, dei reticoli fluviali, quello che è per noi e che sta a rappresentare sicuramente un'eccellenza, quella enogastronomica, e anche quella che deriva dalle fonti rinnovabili. Però noi, che abbiamo uno sfondo positivo, sarà anche la cultura del cristianesimo a non parlare sempre di problematiche, ma dobbiamo far sì che tutti in maniera corale, e non solo le istituzioni, lo devono essere anche le associazioni, che se ognuno dà il meglio di sé nel rispetto, senza sovrapposizione di ruoli, io che penso e immagino che possiamo presentare a quelle che sono le istituzioni sovracomunali, sovraprovinciali, che è la stessa regione o il governo, un'attenzione particolare per quelle che sono un po' i divari e i vuoti da colmare nelle nostre aree interne. Il dato di spopolamento, il dato di desertificazione non interessa solamente le aree interne, è interessante da tutta una dorsale appenninica, ne è interessata anche un nord-est, lo dice anche il vostro presidente nazionale di Confindustria rispetto a delle proposte del governo centrale, l'autonomia differenziata. Rispetto a un dato di unità politica nazionale, noi finiamo per dividere di nuovo quello che è il dato di carattere economico. E non è pensabile, io quello che vedo, le istituzioni, forse in tanti di noi che veniamo da una formazione, Governatore De Luca, tra Prima e Seconda Repubblica, dove nasciamo anche da quello che è una relazione più diretta con il territorio, ma vedo anche l'assenza, voglio dire, di quelle che sono anche il far emergere contestazioni vere, perché di fatto vanno a influenzare negativamente il nostro territorio. Immaginate l'autonomia differenziata, come il dimensionamento scolastico, Governatore De Luca, ma in un'area interna, per quella che è la nostra vocazione, ma cancellare un presidio sanitario, cancellare un presidio scolastico, significa annullare la identità dei piccoli comuni. Questo favorisce lo spopolamento. Ogni qualvolta, voglio dire, si opera in questa direzione, noi pregiudichiamo anche lo sviluppo delle aree interne.
Però a questa criticità noi dobbiamo intercettare e far emergere quelle che sono le potenzialità di quest'area interna, che non sono più aree da assistere perché di per sé rappresentano un'eccellenza. Per quelle che sono direttrici di sviluppo naturale del nostro territorio sannito, e abbiamo parlato del turismo, abbiamo parlato dell'agricoltura, io avrei aggiunto a questo anche il patrimonio culturale, che non è secondario. Sono sicuramente le direttrici che insieme fanno diffondere le immagini della nostra tradizione e della nostra vocazione. Che cosa incrociamo oggi? La grande opportunità del piano di resilienza, che sta a significare anche rialzarsi da un momento difficile. Chi mai avrebbe pensato che nella storia avremmo incrociato la grande emergenza sanitaria del Covid, che inevitabilmente ha un'incidenza sociale e anche economica? Ma mai come in questo momento necessita una voce corale delle istituzioni e delle associazioni, in modo particolare in un'area interna che ha necessità, e dobbiamo incrociare quelle che sono le vostre criticità che avete sottolineato. In materia energetica, se c'è sta questa incidenza del più dell'80%, dobbiamo dire con franchezza che la politica non ha sicuramente osteggiato insediamenti. Fatto sta che anche gli enti come la provincia non esprimono pareri, esprimono solamente osservazioni. Dobbiamo far sì che in maniera sinergica possiamo anche avviare quella trasformazione dell'eolico per far sì che possa generare questo una maggiore incidenza, voglio dire, di fonti rinnovabili nella nostra provincia. Però noi che siamo anche enti regolatori, che ci relazioniamo con il territorio, anche questo andrebbe programmato attraverso un piano energetico, perché dobbiamo anche salvaguardare quelle che sono poi le eccellenze del nostro territorio. È inimmaginabile fare insediamenti eolici oppure di altre fonti in un'area, voglio dire, vitivinicola, oppure come nel caso di un sito religioso, lo dico qua con franchezza perché questo è il rapporto che si deve stabilire, come in una comunità di Pietralcina che ha un sito religioso, voglio dire. Poi dico anche questo, San Pio era un santo pure un po' nervosetto, lasciamolo stare, cioè cerchiamo di far coincidere quello che è, che allontana il fanatismo ambientale, ma che possiamo anche coniugare il rispetto per l'ambiente. Il problema dei fiumi, la competenza dei principali e della provincia, secondaria del genio civile, troviamo i due enti in indirizzo. Io dico, ma come non possiamo arrivare all'unico istituto che ci permette di allontanare anche la causa che deriva da questi reticoli, che sono le esondazioni, che sono le alluvioni, che attraversano siti importanti come l'ASI, attraversano siti come il maggior insediamento vitivinicolo. Caro Presidente De Luca, noi abbiamo stilato ieri insieme all'Università del Sannio, anche con l'ingegnere Basile, che è più mago delle acque che del vino, circa 35 criticità dei nostri reticoli, e la sottoponiamo alla Regione per una soluzione, che è quello dell'istituto di compensazione. Diversamente nessuno potrebbe intercettare risorse per mettere in sicurezza i reticoli, e questo non solo consente la messa in sicurezza dei reticoli, ma permette anche a quel tessuto imprenditoriale di arrivare a concessioni per utilizzare gli inerti, proprio oggi che incrociamo i maggiori investimenti nel nostro Sannio. La Napoli-Bari, sarà il raddoppio, saranno opere importanti che ci tengo a sottolineare, Presidente De Luca, che insieme abbiamo risolto: la Fondo Valle Sclero, la Vitulanese, la Fortorino. E a questo dico, la mobilità, quando si parla di mobilità si devono favorire i percorsi, non si devono assediare. Questo è un momento anche per precisare, le istituzioni insieme all'associazione devono fare sinergia, perché la sola mobilità può rendere decoroso e accogliente un territorio. E io credo, proprio perché ci anima questo senso di responsabilità istituzionale, credo che possiamo, Governatore De Luca, arrivare anche a questo, a utilizzare l'istituto di compensazione che favorirà anche quel tessuto imprenditoriale a utilizzare inerti. Però vi dico che c'è sempre un affollamento di sigle per poter risolvere questi problemi. C'è autorità di bacino che ha competenze del sedimento, ci sono le sovrintendenze per l'area di incidenza, ci sono l'ARPAC per la caratterizzazione. Bene quella dichiarazione, semplifichiamo questi processi per arrivare a quella che è una definizione. Io credo che
Oggi è una giornata importante perché sicuramente noi avremo anche delle novità su quella che è la Napoli-Bari, quella che abbiamo detto che è la Cancello-Benevento. O favoriamo, voglio dire, la crescita di questa mobilità e mettiamo in moto quelle che sono, voglio dire, le nostre eccellenze, diversamente noi finiamo sempre per essere marginali rispetto a quello che è un sviluppo regionale. Il governatore che sicuramente porrà attenzione per le aree interne, perché qualcuno diceva che non bisogna farsi affascinare solo delle sirene di mare, anche nelle aree interne ci stanno delle sirene che affascinano, noi insieme credo che la comunità siamo un po' tutti quanti noi, lo sono le istituzioni, lo sono le associazioni, credo che se ognuno dà il meglio di sé nel rispetto possiamo insieme ancora colorare pagine belle per la provincia di Benevento. Bene, grazie. Grazie al Presidente Lombardi. Queste dunque le istanze che sono arrivate dal territorio alla Regione Campania. Ora entriamo nel vivo di questa Assemblea Generale dei Soci con la relazione del Presidente, l'Avvocato Oreste Vigorito. Ci aspettiamo come sempre una relazione arguta e brillante, ma cercheremo di capire dal Presidente anche quale sarà il ruolo degli industriali nel rapporto soprattutto con la Regione. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti per la presenza, alle autorità, alle istituzioni, al Presidente De Luca che per il terzo anno consecutivo ci ha voluto rappresentare la sua presenza e che da sé è già un segnale di attenzione. Io ho ascoltato molto il Sindaco Onorevole Mastella e il Presidente della Provincia e non mi soffermo sui temi che hanno condotto perché credo che la stessa visione del documentario che Confindustria ha voluto fare sia stata ispiratrice, oltre che naturalmente alla loro conoscenza del territorio, delle loro istanze. E in fondo era quando ci auguravamo nel farla, quella che il territorio fosse portato a conoscenza. Prima di dire qualche cosa, io non mi tratterrò molto perché io credo che le assemblee siano un momento di sintesi, non un momento di richieste, anzi io per la verità non amo fare richieste in pubblico e né in privato. Io amo chiedere il rispetto dei diritti, non mi preoccupo delle sovrapposizioni, non mi preoccupo se qualcuno si sente sovrapposto, perché io credo che se qualcuno si sente sovrapposto evidentemente ha lasciato spazio, e lasciare spazio quando si ricoprono cariche istituzionali significa non aver fatto il proprio lavoro. Quindi le associazioni non occupano lo spazio delle istituzioni, se qualche volta questo appare è semplicemente per la voglia di promuovere qualcosa, per la voglia di far muovere qualcosa, perché vedete, molto bello l'esempio dell'asce dell'albero, caro Sindaco, io ne conosco un altro che dice non si è mai troppo vecchi per rinunziare a un sogno o per affidarlo agli altri. E io non mi sento così vecchio da rinunziare a un sogno, il sogno di un territorio equilibrato, che sia l'area interna, che sia l'area esterna, perché non è che l'area interna soffre perché c'è troppo a favore dell'area esterna. Io credo che se l'area interna soffre per ragioni storiche, ragioni che hanno portato dalla conquista dei piemontesi che arrivarono giù nel sud e si portarono tutti i giovani al nord, ma è colpa di tutti quelli che ci hanno preceduti. Allora conosco l'altro proverbio, quello che dice che non si è mai troppo giovani per affidare il proprio destino agli altri, e in questa tua fascia, quella del vecchio che non è troppo vecchio per non curare i sogni e del giovane che non è mai troppo giovane per non farli, io entro e parlo di questo, di quello che ognuno di noi dovrebbe fare, di quello che quando la mattina qualche volta nel mio disordine mentale e fisico mi faccio la barba, io penso che cosa posso fare per gli altri, non che cosa gli altri devono fare per me, e non perché mi sento improvvisamente un ecclesiastico o mi sento così generoso, è solo perché so che facendo qualcosa per gli altri poi ci sarà un ritorno.
Parto dal primo problema, quello delle strade, delle connessioni. Voi che siete di lunga militanza politica sapete perfettamente le difficoltà di oggi. Sentire che una ferrovia che nel 1913 impiegava un'ora e venti, un'ora e mezza, e che oggi impiega due ore e quasi, sta ferma, ma per fare la stessa tratta ci vogliono due ore e un quarto, quando il mondo viaggia alla velocità della luce, è qualcosa che non può essere addebitato alla gestione di un anno o di due, è qualcosa di sbagliato da quando probabilmente c'erano i Borboni, perché avevano fatto una ferrovia dove c'era soltanto la campagna, adesso ci sono paesi, città, ci sono 60 passaggi a livello, quindi io non so nemmeno, se volete sapere, credo che sia una vergogna per il presidente di Confindustria, quale sia l'autorità competente. Perché io so che quando ho cercato di chiedere come dovevo fare perché i miei 15.000 concittadini della Valle potessero andare a Napoli in un momento diverso, perché io potessi venire da Napoli a qui invece che con treni da 3 ore e non con un'automobile che doveva fare tutta l'autostrada avellinese, direi, tanto per dirlo sottovoce, ho chiesto perché non sapevo, io non conoscevo la Valle. Quando ho chiesto ai miei collaboratori, che ringrazio pubblicamente, di farmi quella mappa, è stato proprio per avere una conoscenza profonda delle cose, e non vi nascondo che anche qualcuno che abita qui non sapeva di queste situazioni, che è una cosa estremamente delicata. E io ho parlato con il presidente De Luca, ho parlato un anno fa più o meno, e devo dire che ho trovato, e non perché sia presente, io difficilmente faccio complimenti, ho trovato una sensibilità, ma ho trovato anche una parte che aveva preso i fondi del PNR e invece di metterli sulla stazione di Benevento li aveva messi sulla stazione dell'Alto Irpinio, che per carità ha bisogno di fare la stazione, la facessero pure, ma noi eravamo da 2 anni Benevento con la presidenza Liverini e con la presenza di altri politici seguiva un progetto che non veniva portato avanti. Quando io ho tentato di far capire al governatore De Luca che quella stazione non aveva un fondo, io ho avuto una promessa dal presidente De Luca, non di andare a pigliare il caffè, ma di mettere dei fondi per quella stazione nell'area industriale dell'ASI, fondi che dovrebbero coprire la mancanza dei fondi statali, del PNR, che erano stati assegnati ad altra parte. Sono 1 anno e mezzo, per quanto io ogni tanto abbia il piacere di essere ricevuto, io ho perso le tracce di quei fondi, cioè non ho idea di dove siano, non si sa dove vanno, e forse questa è colpa di quel male, di quel malessere forte che il De Luca manifesta ogni tanto, di una burocrazia lenta, difficile da seguire, però io continuo a cercare disperatamente di seguirla. Per la verità, quando faccio questo non è che vedo molte persone indietro a me, mi trovo sempre da solo. E quando in questa città io chiedo di parlare con le istituzioni, per carità, siete tutti gentilissimi, probabilmente perché oltre a fare il male o bene, non lo so, il calcio male in questo momento, tant'è vero che stiamo per andare in Serie C, ma probabilmente questo problema lo giriamo sulle maglie giallorosse. Non è un problema che diciamo oggi, caro Presidente della Provincia, è un problema per il quale il sindaco Mastella aveva già da 2 anni seguito progetti, ferrovie, ma il progetto non c'era. Io non ho paura di dirlo, guardi, ha detto Mastella una cosa molto bella, gliela riconosco, cioè alla mia età posso dire quello che penso veramente, io l'ho fatto sempre, qualche volta ho anche pagato come ha pagato lui, io penso sempre una cosa, che probabilmente manca qualcosa di raccordo in questa città, in questa provincia, che faccia presente, non che come io dissi la prima volta che ho conosciuto il Presidente apra una finestra a Santa Lucia anche verso le aree interne. Abbiamo avuto poco, abbiamo avuto molto, ma noi non andiamo a fare la questua la mattina. Gli industriali, se sono industriali, e parlo della mia categoria, non devono andare a chiedere favori, devono andare a chiedere i loro diritti, a ottenere i loro diritti. E i giovani che io sto frequentando, voi sapete che ho improntato la mia presidenza,
caro Presidente, alla visita delle scuole. Alcune di quelle scuole che stanno là dentro sono state visitate da me. Io ho trovato in questo territorio un'eccellenza incredibile, ma ho anche trovato uno sconforto incredibile in tante persone, nei giovani. L'ultimo mi ha chiesto: ma lei che ha girato il mondo, perché pensa che io debba vivere a Benevento? Ebbene, io rispondo quasi sempre a tutto. In quel momento mi viene qualche dubbio pure a me. Poi dissi: devi vivere a Benevento perché hai le tue radici, perché non conoscevo, lo ripeto, quel proverbio turco, perché io lascia, non so se c'ha anche il manico di legno, ma la tengo lontana da me. E tu che sei beneventano devi vivere qui per dare alla tua città il tuo intelletto, la tua capacità, perché quella città, se sta in quelle condizioni, è anche colpa tua. E anche colpa tua che passi il tuo tempo a passeggio sui marciapiedi dicendo ce l'hanno tutti con me. E anche colpa tua perché pensi che qualcuno nel mondo si sia svegliato per fare del male al Sannio. Forse è il caso di ricordarselo. Nel Sannio ci sono aziende che producono, solo quelle di Confindustria, oltre 1,5 miliardi di PIL di fatturato. Nel Sannio ci sono eccellenze industriali che nemmeno i miei collaboratori, non di Confindustria, conoscevano quando io sono arrivato. Nel Sannio bisogna girare, perché non c'è solo Ponte San Valentino, c'è la zona di Limatola, c'è la zona dell'Oliva, ci sono tante di quelle zone che vanno viste e vanno sollecitate. Ci sono richieste, e qui è vero, al genio civile per lavori. Il genio civile ha una dirigenza a cavallo tra la provincia di Caserta e la provincia di Benevento. Io non ricordo sollecitazioni. Se ci sono, non sono sufficienti. Se sono solo verbali, non servono, perché quell'ufficio rallenta i lavori, e li rallenta non perché i funzionari non facciano il loro lavoro, ma perché evidentemente in un momento storico importante come questo, con i grandi lavori, è necessario che ci sia un ufficio potenziato. Noi addirittura non abbiamo il capo dell'ufficio, evidentemente ha molto da fare. Questo influenza cosa? Le connessioni. Quando si parla del materiale delle cave, il nostro presidente di sezione ha fatto rilevare che abbiamo perso 4 miliardi di fatturato. Quando dice che forse potrebbero essere 6 miliardi di fatturato, quando qualcuno continua a dire, e non oggi, ma già da qualche anno, che occorre il materiale per la ferrovia ad alta velocità, è una voce isolata. Io non ricordo dibattiti fatti in altre aule, anche perché, e questo lo dico con molta amarezza, Confindustria non viene mai invitato ai tavoli della politica. Tanto perché le cose ce le dobbiamo dire, perché quando si fanno i tavoli tecnici o i tavoli programmatici, Confindustria non viene invitata. Allora la mia domanda è: ma Confindustria fa parte di questo territorio? Ma Confindustria, che ha degli imprenditori illuminati, ha la capacità di contribuire? E non c'entrano i rapporti personali, che sono eccellenti con tutti. E non c'entra nemmeno l'assenza, perché Confindustria è rappresentata tutti i giorni, non solo dal Presidente, ma dai vicepresidenti, dai presidenti di sezione, che sono presenti, che danno lavoro a 10.000 persone. Non mi pare di ricordare degli invidi ai quali ci siamo sottratti. Mi pare di ricordare il contrario, inviti fatti ai quali non c'è stata poi una presenza così operativa e gestionale. Le connessioni non sono per andare a passeggio. Le connessioni, guardate, forse qualcuno non se lo ricorda bene, servono per andare a lavorare la mattina, servono per andare nelle aziende. Quindi se una connessione deve andare in un senso invece che nell'altro, politicamente lo decide la politica, ma sulla base delle esigenze del popolo, delle aziende. Perché c'è una cosa che non sfugge, forse sfugge a qualcun altro: noi parliamo di industria e di popolazione come se fossero due realtà diverse. E io vi vorrei chiedere: ma avete mai visto un'industria senza personale? Avete mai visto un personale senza l'industria? Forse ci vogliono tutte e due, forse, mi viene il dubbio. E allora dovreste anche provare ogni tanto a interloquire con Confindustria. E non è un senso di abbandono che provo, dico semplicemente che è una partecipazione che dovremmo avere. Quando si parla, caro Presidente della Provincia, e lo dico
a malincuore, perché è una materia che mi riguarda direttamente come imprenditore, ma mi creda, sono 70 anni che riesco a parlare degli interessi generali e non dei miei impersonali. Quando lei dice ci vuole un piano energetico, lei dimostra di non conoscere che c'è un piano energetico. Quando lei dice che quelle operazioni di restyling dell'attività devono salvaguardare i vigneti, lei non sa evidentemente che nei vigneti non si può costruire. Lei non sa che le regioni hanno realizzato le aree idonee. Probabilmente lei pensa che debba fare un altro piano anche lei. Lo aveva detto anche il suo predecessore, tanto per suo piacere, che lui voleva fare i piani energetici, al quale io spiegai disperatamente che i piani energetici sono di competenza regionale. Poi ci lamentiamo della burocrazia, quale? Quella che dà fastidio a noi personalmente o quella che blocca lo sviluppo? Perché il problema è tutto qui. Ogni tanto bisognerebbe anche conoscere le regole. E lo dico con, io personalmente ho avuto uno scontro con la Regione Campania sulle attività che riguardano le energie rinnovabili. Ho avuto difficoltà con l'ufficio della Regione Campania, ma poi ho dovuto accettare un'idea che l'ufficio della Regione Campania, lo dice Vigorito, è uno degli uffici che funziona meglio di tutte le altre regioni. I tempi di autorizzazione dell'ufficio regionale sono di un anno e poco. E so che il Presidente De Luca, in questa assemblea, dichiarò che avrebbe realizzato l'ufficio speciale, cosa che mi risulta che sta facendo. Ha impiegato un anno e mezzo anche lui, ma io penso che la bacchetta magica non la tenga nemmeno il Presidente De Luca, perché evidentemente ci sono percorsi. Ma c'è una cosa che sfugge a tutti, che l'industria delle rinnovabili, che non è proprio mettersi l'antenna per vedere la televisione, in questa area dà lavoro a 4.000 persone. Forse qualcuno di voi lo sa. Forse lo sa che l'industria delle rinnovabili di questa regione consente l'utilizzo di energia in loco che non viene pagata perché viene fatta dal vento, dal petrolio, dal Brasile, ma perché la portano a casa vostra. L'energia, l'acqua si pagano non perché si sfrutta il territorio, ma perché c'è qualcuno, c'è l'Enel, c'è l'Eni, non so chi, che la porta a casa. Si paga il servizio, non l'energia. E questa è l'informazione. E tutti i paesi dove esiste l'industria delle rinnovabili, per legge, prendono il 3% sull'ordo del fatturato. Da un lato abbiamo lo Stato che incentiva, e da un lato abbiamo lo Stato che prende il 3% di fatturato, che obbliga a darlo ai comuni. Qualcuno lo sa che in alcuni di questi comuni le cointeressenze dalle comuni hanno consentito la creazione di cooperative, la realizzazione di case per gli anziani, la realizzazione di qualche piccola infrastruttura, la realizzazione di qualche casa per i più bisognosi. Forse bisognerebbe impararlo prima di dire no o sì, perché si sacrifica un paesaggio. La parola è sacrifica, è vero. Io penso che anche quando costruirono le piramidi nel deserto, quelli non erano d'accordo, specialmente gli ebrei che la costruivano. Poi alla fine oggi le vanno a visitare. Qui non le visiterà nessuno, perché verrà il momento in cui ci monteranno, si toglieranno, caro Presidente, lei lo sa. Si toglieranno e non ci sarà stato tolto nulla al mondo, perché non rimane niente. Quando avremo risolto il problema? Adesso tutti a parlare di idrogeno e poi chiudo sulle rinnovabili. Ma qualcuno lo sa che l'idrogeno bisogna farlo con l'energia rinnovabile? No, perché se qualcuno pensa che facciamo l'idrogeno con la benzina, non è che abbiamo risolto il problema. Invece di fare la CO2 quando camminiamo, facciamo la CO2 quando facciamo l'idrogeno. Allora questo sviluppo, i centinaia, i 2 miliardi di PNR che l'Europa ha messo a disposizione per le energie rinnovabili e soprattutto per l'idrogeno, lo vogliamo fare? Ma dobbiamo fare l'idrogeno verde, non l'idrogeno blu. Se facciamo l'idrogeno blu, abbiamo inquinato da quell'altra parte. Qualcuno lo sa e non me ne voglia, se è presente, che una delle fonti di energia che utilizziamo tutti, che qualche anno fa dissero il metano ti dà una mano. Voi lo sapete che il metano è responsabile del 75% delle emissioni di CO2 in atmosfera? Il metano, eh?
Eppure quella era la famosa ascia, sindaco Mastella. Il metano ti dà una mano, ma indietro c'aveva il manico, ma era un manico che evidentemente faceva altre operazioni. E avere una provincia come questa, dove c'è un'opportunità enorme di ridurre, perché questa è la cosa più grave, di ridurre l'inquinamento ambientale, perché si possono ridurre quelle che furono le prime operazioni di rinnovabili. Oggi una macchina nuova sostituisce 7 macchine vecchie. Il che significa che una delle aree della provincia di Benevento, il Fortore, potrà passare dalle 240 turbine che ci sono oggi a 48 turbine. Io credo che si pulisca. Beh, c'è stata la capacità da parte di qualche autorità, Presidente, di dirmi che adesso la gente si è abituata a vedere le turbine. Che facciamo? Le togliamo? Io sono rimasto allibito, dico, sono 20 anni che dite che dobbiamo togliere le turbine, adesso le vogliamo togliere, la gente si è abituata. Io credo che bisogna avere dell'equilibrio. E poi si va alle altre cose. Questa è una zona interna, come vogliamo che la gente venga qui? Come vogliamo che la gente venga a visitare le splendide bellezze di questa città? Il Santa Sofia, come vogliamo che la gente arrivi se ogni tanto qualcuno si fa il pediluvio in questa città? Come vogliamo che la gente venga ad abitare qui? Ci vogliono le infrastrutture, ci vuole l'accoglienza. Io lo so che i comuni vivono da sempre una crisi di povertà, ma anche le aziende. Come vogliamo che le aziende portino le loro merci fuori da questa città? Il turismo non si vive perché si va a fare la passeggiata per il corso o si fa una festa ogni 20 anni. Il turismo vive con delle iniziative, con le prologo, con gli abbinamenti. Io so che il sindaco aveva preso delle possibilità di unire Caserta con Benevento, ma qui bisogna fare un tour della Campania, bisogna unire Napoli, Caserta, Benevento, Salerno. E ognuno deve dare il proprio contributo e ci vogliono le promozioni. Ci vogliono le persone che mettono le mani in tasca, tirano fuori i soldi, anche i propri. Non è che ci si può rivolgere sempre al pubblico, perché tanto, se diamo i soldi da una parte e poi se li mettono da quell'altra parte, non è che abbiamo risolto il problema. No? E questa è una città che si deve muovere. Io vi ho sempre detto una cosa a tutti quelli che me l'hanno chiesto. Il complimento più bello che io ho avuto in occasione della prima promozione del Benevento in Serie A fu da una signora che vorrei ricordare, ma non... se la vedo non so chi è, e mi disse: Presidente, io devo ringraziarla per mio figlio. Io pensavo che si trattasse di un ragazzo tifoso, che era stato felice. La cosa mi disse quella signora, dice: mio figlio mi ha detto, mamma, ma allora anche a Benevento si può vincere, non è vero che noi non possiamo vincere mai. Dice: mio figlio ha preso coscienza di essere come gli altri. Ed ecco la frase: i giovani devono costruire il loro mondo e noi dobbiamo essere noi il concime per i giovani. Non dobbiamo essere quelli che putano, che tagliano i rami che non gli piacciono, che pensano che quella parte della pianta non è buona ed è buona l'altra. Dobbiamo essere quelli che mettiamo alimento. E poi se qualche rama è storto non succede niente, perché rimangono della qualità di chi l'ha preceduto. Confindustria è una realtà a Benevento per la quale ringrazio tutti quelli che hanno voluto che io fossi presidente, perché mi sta dando un'esperienza e una umanità meravigliosa. Mi sta dando la possibilità di conoscere un territorio. Io sto andando a visitare le aziende. Per la verità non c'è molto traffico quando vado, oltre che io, mi pare che molti dietro di me non ce ne siano. Non è che io sono un apostolo, c'ho più tempo, e c'ho più tempo perché non porto l'orologio, perché non so che ora sono, perché oggi una persona mi ha guardato e ha detto: ma tu ti sei ringiovanito. Ho detto: io non sono mai invecchiato, mi sono chiarito subito, perché quando si invecchia si perde la voglia di vivere, e io ho voglia di vivere. E credo che questo, io non vivo queste assemblee con l'idea di dover chiedere in questa assemblea le cose che dovrei chiedere tutti i giorni. Io le assemblee le vivo perché ogni tanto bisogna guardarsi negli occhi, bisogna avere la capacità di dirsi le cose.
Le aree interne, Presidente, sono una ricchezza enorme. Le aree interne sono ricche da sole, ma non perché sono più bello, più brutto, più vivo, più alto, perché sono formate da uomini che hanno ancora davanti una vita meravigliosa. Napoli, Salerno, dove viviamo, sono belle, sono ingolfate, siamo troppi. Per fermare la macchina in un parcheggio o fai a botte o paghi il parcheggiatore abusivo, reale, eccetera, o non ti fermi. Quando si sceglie di vivere in posti come questi, si ritorna a essere uomini, si ritorna a sentire il rumore dei propri passi, che è una cosa meravigliosa, ti accorgi che esisti un'altra volta. Ma per far sì che questo venga a conoscenza di tutti, e c'è bisogno di crearci anche la possibilità di andare e venire non in giornate intere, c'è la possibilità che quando fate la distribuzione delle aree ZES, credo che il commissario sia qui, non si parli soltanto di rimetterle dove stanno, modificandone un po', ma si tratta di riconoscere dove ci sono le esigenze. Io non sono un politico, ma credo che se dopo 20 anni si fa una ristrutturazione delle aree ZES, si vada a vedere anche quei posti dove magari 20 anni fa non si faceva niente e che oggi si sono sviluppate. Altrimenti le facciamo allo stesso posto. Facciamo lo stesso parcheggio alla Fiat di Pomigliano, che è un'area ZES, se qualcuno non lo sa, che quando l'hanno fatta era previsto un'azienda, poi non è stata fatta, ma il parcheggio è rimasto area ZES. Allora io prendo quella superficie, la metto in un altro parcheggio. Presidente, mettiamola da qualche parte qui, dove qualcuno viene a fare magari, non lo so, 6 pomodori, o come succede proprio a Limatana, dove ci sono aziende aerospaziali che io pensavo di stare a Cape Kennedy, una cosa meravigliosa. Ci sono industriali che fanno contratti internazionali sulla propria pelle e su quelli dei propri giovani, e se lei per andare a Limatana trova almeno le frecce per arrivare, già è una fortuna. Io mi sono perso 3 volte per andare a Limatana e sto qui da 20 anni. La sera che abbiamo fatto la festa dei segnali statali, sindaco, non i satelliti, i segnali statali. La sera che sono andato a fare la festa del Benevento, sono arrivato a Caserta. Dice, ma tu non sai guidare. Infatti non so guidare, stavo in una campagna meravigliosa dove c'erano i vigneti di cui si parla e dove non ci sta manco una foto, nemmeno una freccia per dire si va di qua o di là. Forse è questo che dobbiamo fare, dobbiamo capire che è il territorio che va sviluppato e sviluppiamo prima noi e poi lo chiediamo agli altri. Gli altri due elementi, il turismo. Viviamo la regione che è la più bella probabilmente d'Italia. Quali sono i fondi del turismo? Cosa sviluppa l'assessorato al turismo? Non è una domanda pleonastica, è una domanda proprio fatta a voi. Io non lo so. Io nella mia attività ho anche qualche attività turistica fuori regione, per carità. E mi sommergono con le richieste di partecipazione e altro. Qui io parlo con gli operatori turistici di Confindustria e non è che mi viene tanto da ricordare. Forse dobbiamo fare qualcosa anche noi. Noi saremo presenti, continueremo gli altri 2 anni di mandato per tentare di essere sempre presenti. E in questa assemblea è questa l'unica cosa che io chiedo. Ricordate che c'è Confindustria. Io dissi al mio insediamento, e Mastella sorriderà quando lo sente, io dissi: noi saremo una spina nel vostro fianco, non ci adegueremo alle vostre fermate, noi cercheremo di andare più avanti, sbaglieremo, torneremo indietro, ritorneremo avanti un'altra volta. Che Guevara disse: io non faccio un passo indietro nemmeno per prendere la rincorsa. Se vi fa piacere, io non faccio un passo indietro perché sono ancora di quelle persone che hanno una certa età e che hanno ancora dei sogni. Sogni che vorrei lasciare anche agli altri. E al cui risveglio vorrei che corrispondesse a una realtà diversa, fatta anche da noi, ma non solo da noi. Grazie a tutti. Bene, grazie al Presidente Vigorito, come sempre brillante con la sua relazione.
tante le questioni sul tappeto, Presidente De Luca, ma c'è una nuova visione, come ha potuto verificare dal Presidente Vigorito, una nuova visione delle zone interne che non vengono viste più come in contrapposizione con quelle che erano le zone della polpa, che venivano definite così da Manlio Rossi Doria, ma vogliono rappresentare un'opportunità per la Regione Campania. Bisogna ammettere che con il suo governo lei ha impresso una svolta importante rispetto al passato nel rapporto tra Palazzo Santa Lucia e aree interne della Campania. Ora si ritrova a combattere una battaglia che va, diciamo, oltre i confini regionali, perché c'è questa storia dell'autonomia che davvero preoccupa, e qui invece di colmare i divari rischiamo evidentemente di aumentarli, non solo tra costa e aree interne, ma soprattutto tra nord e sud. Prego. Grazie cari amici, caro Presidente Vigorito, caro Sindaco Mastella, Presidente della Provincia, cari amici di tutti quanti. Se dovessi orientarmi sulla base dei problemi che sono stati posti questa mattina, mi dovrei tagliare le vene, più o meno. Non sono giovane come Clemente o come il Presidente Vigorito, ma cerco di difendermi pure io, quindi... Dobbiamo fare un grande sforzo insieme di sistemazione dei problemi, di analisi della situazione, di selezione delle priorità, e dobbiamo capire quello che è necessario e quello che è possibile in questo momento. Intanto riconfermo la mia vicinanza a questa terra meravigliosa di Benevento. Riconfermo l'impegno politico del governo regionale ad avere una visione della regione equilibrata, nella quale ogni territorio abbia pari dignità. Vi dirò poi che è confermato dalla quantità di investimenti che sono previsti nell'area beneventana. Vi sono ancora tante cose a fare, per l'amor di Dio, ma l'idea di fondo di avere ogni provincia, ogni area della Campania che abbia una sua prospettiva di sviluppo e che sia collegata con il resto del territorio regionale rimane ferma. È l'idea a cui stiamo lavorando. Creare una rete di mobilità e di collegamenti che renda possibile la vita, lo scambio culturale, le attività lavorative in qualunque punto della Regione Campania senza eccessive sofferenze. Il contesto generale, noi parliamo, ma intorno a noi, sopra di noi, si muovono processi estremamente preoccupanti. Voglio partire da una notizia di cronaca anche per, come dire, trovare motivi di orgoglio. È in atto in questo momento una indagine che riguarda la gestione del Covid in Lombardia. Ho già avuto modo di dire che quando vi sono iniziative giudiziarie io non dico nulla. Dobbiamo avere rispetto, dobbiamo evitare di fare processi sui giornali. Dobbiamo avere rispetto per le persone coinvolte e per le loro famiglie. Quindi non dico nulla. Ma voglio dire qualcosa su di noi, su quello che abbiamo fatto noi. Beh, questo dobbiamo dirlo e dobbiamo rivendicarlo. Sono stati anni terribili, difficili, me li ricordo. Noi eravamo ogni mattina a fare il calcolo dei 10 contagi, dei 5 contagi, dei 20 in questo quel paese, ogni mattina. Era diventata un'attività ossessiva. Quando abbiamo trovato all'inizio, in qualche realtà anche minima, 10 contagi e poi 12, e quando abbiamo ritenuto sulla base delle valutazioni delle nostre ASL di essere di fronte ad un pericolo di contagio, abbiamo chiuso tutto. Non abbiamo aspettato nessuno per istituire le zone rosse. Abbiamo chiuso. Non era facile. Avevamo le pressioni del mondo confindustriale.
del mondo commerciale, artigianale, i gestori di bar, di ristoranti, di locali di svago. Quando abbiamo dovuto utilizzare il pugno di ferro, lo abbiamo fatto. Quando abbiamo dovuto decidere fra quello che era giusto e quello che era più conveniente, abbiamo deciso quello che era giusto fare per salvare la vita delle persone. Anche magari esagerando un po' con il linguaggio, anche quando magari qualcuno in piena pandemia pensava di fare la festa di laurea del figlio a Bagnoli con 200 giovani senza mascherina, mi è capitato di dire vi mando quelli carabinieri con il lanciafiamme, vabbè, ci siamo divertiti, ma alla fine anche in territori difficili abbiamo avuto i cittadini che hanno seguito la linea, ci siamo salvati e ci siamo salvati nell'area metropolitana più densamente abitata d'Europa, dove se non avessimo avuto il coraggio di decidere avremmo avuto un'ecatombe 10 volte più grande di quella che abbiamo avuto in Lombardia. E ci siamo salvati facendo un miracolo, perché avevamo fra 10 e 15 mila dipendenti in meno nella sanità campana. Eravamo usciti dal commissariamento nel 2019, a novembre-dicembre del 2019, l'epidemia scoppia a gennaio-febbraio, eravamo a mani nude, ci siamo salvati, avendo messo in campo senso di responsabilità, capacità di decidere quando bisognava decidere, e contando ovviamente sul senso di sacrificio e l'impegno di migliaia e migliaia di medici, infermieri, personale amministrativo, personale tecnico. Abbiamo dimostrato di essere la prima regione d'Italia nella battaglia contro il Covid. Siamo ancora oggi la regione che in relazione alla sua popolazione ha la percentuale più bassa d'Italia di deceduti Covid. Come diceva la signora quando il Benevento è andato, si può vincere. Quando dipende da noi, quando dipende dalla volontà, dalla capacità soggettiva, dal rigore organizzativo, finanziario, possiamo vincere, possiamo essere i primi d'Italia. Poi abbiamo tanti problemi anche nella sanità, ne parlerò fra un attimo. Ma bene, oggi questo è uno dei temi che sono di fronte all'Italia, collegato con il tema dell'autonomia differenziata. Ancora oggi la Regione Campania mantiene quel divario di personale. Ci mancano fra 10 e 15 mila medici e infermieri. La percentuale di personale medico che ha la Campania, mi riferisco ai dati Agenas, l'agenzia nazionale, sono dati ufficiali. Noi abbiamo il 10,5 addetti sanitari per ogni 1000 abitanti. La Lombardia ne ha 18 ogni 1000 abitanti, l'Emilia Romagna ne ha quasi 20, il Veneto lo stesso. Ancora oggi abbiamo perlomeno un terzo di dipendenti in meno rispetto ad altre regioni. Dati Agenas, il numero di posti letto nella sanità pubblica della Lombardia è di 40.000, in Campania 12.000. Vi ripeto le cifre: 40.000 posti letto nella sanità pubblica in Lombardia, 12.000 in Campania. Stiamo combattendo, a volte da soli. Lo scorso anno siamo riusciti a recuperare un 150 milioni di euro. Per la prima volta nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale hanno accettato di valutare tre parametri, non solo l'età anagrafica delle regioni, che penalizza la Campania perché siamo la regione più giovane, ancora per poco se continua così,
ma hanno valutato anche i due dati che per legge dovevano valutare, e cioè l'aspettativa di vita in Campania è più bassa di 2 anni rispetto alla media nazionale, e la deprivazione sociale, cioè la condizione di povertà, perché è chiaro che se hai condizioni di povertà hai, come dire, una scarsa attenzione alla prevenzione sanitaria, agli screening, hai minore correttezza alimentare, hai magari un livello di vita che si svolge in territori inquinati. Per la prima volta abbiamo avuto il rispetto di 3 criteri, ma siamo ancora l'ultima regione d'Italia per i fondi sanitari. In questo momento siamo in una situazione drammatica per quanto riguarda il personale. Sapete che dovremmo realizzare con i fondi del PNR 170 case di comunità in Campania. Provate a immaginare lo sforzo organizzativo, amministrativo, 150 procedure, l'individuazione dei luoghi, i lavori da fare per ristrutturare i luoghi. L'unica regione che ha posto, allora era ministro della salute, tale Speranza. Per 3 riunioni della conferenza delle regioni abbiamo posto una domanda semplice. Voi siete imprenditori, quando aprite un'attività fate un piano economico-finanziario, fate il piano per il personale, fate dei calcoli. Abbiamo fatto una domanda semplice al Ministero della Salute: 170 case di comunità, e il personale dov'è? E le risorse per il personale dove sono? È incredibile, per mesi non ci hanno risposto. Ancora oggi il governo nazionale non stanzia le risorse per il personale. I fondi del PNR servono alle strutture, ma quando le hai realizzate, chi le gestisce? Chi? Qui fra poco non avremo il personale neanche per fare i turni nei pronto soccorsi. Sembra incredibile, ma nessuno si preoccupa. Abbiamo proposto a Soli come Regione Campania di eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina, un'altra idiozia tutta italiana. Se apriamo oggi le facoltà di medicina se ne parla fra 6 anni ad avere giovani medici, ma intanto abbiamo l'assurdo: non abbiamo medici, abbiamo 10.000 giovani ragazze e ragazzi che per laurearsi vanno a studiare in Albania, in Bulgaria, in Romania, poi rientrano in Italia. Un paese di dementi, di dementi, e nessuno risponde. Un muro di gomma. Ovviamente dietro questo muro di gomma c'è una tutela dei diversi interessi territoriali che fa stare tranquilli i nostri amici del centro-nord, ma che rischia di condannare a morte il sud. L'autonomia differenziata ha 2 elementi di grande pericolosità dal punto di vista dei servizi: sanità pubblica e scuola pubblica. Qual è l'idea che coltivano i nostri amici di alcune regioni del nord? Quella di trattenere nelle regioni di appartenenza i residui fiscali, cioè di trattenere in Lombardia, in Veneto, Emilia, eccetera, eccetera, il flusso fiscale che matura e che viene incamerato allo Stato. Ovviamente sono le regioni più ricche. Se trattengono i tributi che maturano in quella regione, è evidente che siamo morti. Nella bozza di decreto Calderoli si dice che la riforma dell'autonomia differenziata avviene a costo zero per il bilancio dello Stato. Bene. E come la facciamo? Lo facciamo il riequilibrio fra nord e sud. Hanno in testa una cosa: abbiamo scarso personale sanitario, scarso personale scolastico. Chiedono che le regioni abbiano la possibilità di fare contratti integrativi regionali. Quindi non i contratti nazionali per i medici, gli infermieri, ma accanto ai contratti nazionali la possibilità di fare in Lombardia, nel Veneto, contratti integrativi regionali, cioè oltre
la retribuzione prevista dal contratto nazionale, io attribuisco a un medico 3.000 euro al mese in più perché ho la possibilità di farlo con le risorse che ho. Significherebbe avviare un altro processo di mobilità dal sud al nord, ma significherebbe anche per la sanità pubblica la nostra morte. Così per la scuola. Ha ricordato Clemente che qualche giorno fa in sede di conferenza delle regioni, purtroppo i miei colleghi presidenti di regione del sud hanno espresso un parere positivo. Mentre io e te quando dobbiamo parlare ce ne infischiamo delle bandiere di partito, diciamo quello che riteniamo giusto dire, ci sono colleghi che si sentono vincolati alle logiche di partito. Quando io ho dovuto dire nel governo precedente che la gestione della campagna vaccinale era penosa, indecente da parte di Speranza e del generale che hanno impegnato, non ho avuto remore a dirlo. Quando ho visto che mandavano in campagna 200.000 dosi in meno di vaccino rispetto al Lazio, ho detto: voi siete dei truffatori, mica mi preoccupavo del colore politico. Cerco di fare la stessa cosa oggi. Per la sanità pubblica hanno stanziato nel bilancio lo scorso anno 2 miliardi di euro. Con 2 miliardi andiamo a coprire sì e no l'aumento di costi energetici che abbiamo avuto nelle strutture sanitarie. Punto. Non c'è un euro per la sanità pubblica. Siamo ormai ridotti al 6,1% di percentuale rispetto al prodotto interno lordo per la spesa sanitaria, ultima regione d'Europa. Lo dico perché tante volte vado nei territori, dobbiamo aprire ospedale, apriamo qua, apriamo là, apriamo il pronto soccorso, ma con quali soldi, con che cosa apriamo? Se qui fra un mese e due mesi faremo fatica a fare i turni nei pronto soccorsi. Hanno deciso che potevamo utilizzare personale dell'area cardiologica e dell'area di medicina interna. Il risultato è che il personale di cardiologia se ne sta andando dagli ospedali dove ci sono i pronto soccorsi perché non reggono più la fatica dei turni. È incredibile. Ma sembra che questo non sia un problema dell'Italia, anzi un problema della nazione, come si dice adesso. Della nazione. Ho voluto ricordarvi questa cosa della sanità per dire che nel panorama di pesantezza nazionale noi continuiamo a combattere e almeno guardando alle nostre forze, al nostro lavoro, dobbiamo avere fiducia. Abbiamo in atto un programma di investimenti, non mi allungo, sulla sanità pubblica, sulle reti ospedaliere, che è straordinario. La realizzazione di centri antidiabete, ne stiamo realizzando altri 60 per essere la prima regione d'Italia. Questo lo possiamo fare. Lo possiamo fare. C'è un altro elemento di grande preoccupazione che dobbiamo avere e riguarda i fondi per il Sud. Ho detto che noi abbiamo un ministro meridionale, Fitto, che si sta rivelando un traditore del Sud. Nessuno ha avuto il coraggio di replicare. Se uno dice a me: tu sei un traditore della Campania, del tuo territorio, forse qualche reazione ce l'ho. Che cosa ha in testa questo governo? Faccio riferimento a due capitoli finanziari, i fondi FSC. Fondi sviluppo e coesione per legge vanno destinati per l'80% al sud, 20% al resto del paese. Da sei mesi vi sono 30 miliardi di euro destinati al sud, alla Campania 5 miliardi e 600 milioni di euro. Manca la riunione del CIPES, un comitato interministeriale che deve approvare il riparto. Da un lato ci dicono che dobbiamo accelerare gli investimenti per creare lavoro, dall'altro lato 30 miliardi di euro sono bloccati. Questi il governo attuale, questi hanno in testa di prendere tutti i fondi del Sud e di spalmarli sul piano nazionale per coprire i sovraccosti energetici che riguardano soprattutto le imprese del Nord, per coprire i buchi finanziari del superbonus.
E per fare questa operazione infame nei confronti del Sud stanno cominciando a diffondere di nuovo questa comunicazione: voi i soldi non li spendete, tanto vale che ce li prendiamo. Sono dei miserabili. La Campania ha certificato spese per il programma 14-20 per il 63%, la media nazionale il 58%. I ministeri, cioè Roma, ha un livello di certificazione di fondi europei del 33%. Il Ministero dello Sviluppo non riesce a certificare la spesa per la banda larga, è un programma ministeriale. Il Ministero della Salute non ha ancora certificato le spese per il Covid. Il Ministero delle Infrastrutture, Salvini, non ha ancora certificato la spesa per i treni che ha acquistato la Regione Campania, per i lavori fatti sulla linea 1 della metropolitana di Napoli, cioè i ritardi li sta accumulando il governo nazionale. Ma hanno l'indecenza di dire: voi al Sud non spendete e quindi ce li prendiamo. È una grande truffa che serve ovviamente a rapinare per quanto possibile i fondi europei. Noi manderemo una relazione all'Unione Europea. Abbiamo visto che per fortuna la commissaria alle politiche regionali ha mandato a quel paese Fitto 4-5 giorni fa, perché era andato lì a proporre di ricentralizzare la spesa. Allora, fra autonomia differenziata e blocco delle risorse al Sud, noi rischiamo di farci male. Negli ultimi 15 anni sono 650.000 i giovani del Sud che sono andati via dal Sud. 650.000. E diversamente che negli anni 50-60 non sono andati via i braccianti, i contadini, gli operai, i disoccupati, sono andati via i giovani di laureati, i diplomati. 41% dei giovani che se ne sono andati via sono laureati. Laureati, una situazione drammatica. Allora, noi siamo chiamati a muoverci in questo contesto complicato. Stiamo facendo uno sforzo enorme come Regione Campania. La Regione si muove come un ministero, non neanche diversa dai comuni. Noi, per muovere qualcuno del personale, dobbiamo avviare... È un'avventura, si chiamano gli interpelli, noi dobbiamo fare gli interpelli. Siamo vincolati a utilizzare il personale che abbiamo. Magari non serve a niente, magari non capisce niente, però siamo obbligati. Abbiamo cercato di fare dei concorsi negli anni passati, cercheremo di mettere un po' di energie vive. Ma in un paese serio noi avremmo un sistema perlomeno equilibrato: per metà sei obbligato a utilizzare il personale che hai, per un'altra metà prendi personale esterno, dirigenti esterni, gente capace, gente che ha voglia di fare, che è motivata, santo Dio. No, in Italia questo non si può fare, in Italia questo non si può fare. Allora noi stiamo lavorando nell'ambito delle possibilità che abbiamo e dei vincoli di bilancio che abbiamo per fare comunque un'operazione di burocrazia zero. Ricordava il Presidente Vigorito che abbiamo istituito un ufficio speciale per i permessi, le autorizzazioni che riguardano la materia ambientale. Abbiamo staccato dall'assessorato all'ambiente questa direzione, l'abbiamo aggregata direttamente all'ufficio di gabinetto del Presidente. È assolutamente vero quello che dice il Presidente Vigorito. Abbiamo i tempi di rilascio delle autorizzazioni, oggi come oggi, più basso d'Italia. Vorrei andare oltre, ma ci sono delle procedure di legge che ci obbligano ad alcuni passaggi per i quali devi fare in 3 mesi una cosa, in altri 3 mesi un'altra. Il mio obiettivo ovviamente è di avere ogni parere da rilasciare in non più di un arco di tempo di 3 mesi.
Credo, caro Presidente, che dovremo trovarci qualche avvocato bravo nei prossimi anni. Noi decidiamo di correre, ma poi siamo un paese nel quale bisogna stare attenti, ma come dico sempre ai miei collaboratori, decidete, mettete le firme e andate avanti. Fino a quando non vi mettete i soldi in tasca, andate avanti senza avere paura, altrimenti qui siamo morti. La gente ha bisogno del pane, ha bisogno del pane. E se decidiamo di avere responsabilità di governo, vuol dire che dobbiamo assumerci anche responsabilità. Faremo sabato una conferenza stampa, tornando alla sanità, su due temi. Uno è quello che riguarda il fascicolo sanitario elettronico, un altro le liste di attesa. Eravamo a maggio a zero nel fascicolo sanitario elettronico, cioè nel riversamento su una piattaforma digitale di tutti i dati che riguardano la sanità. Oggi siamo la prima regione d'Italia. Lo diremo sabato mattina con i dati che pubblicheremo. Cercheremo di aprire un sito per quanto riguarda le liste di attesa. Intendiamoci, anche qui noi siamo nella media nazionale, sempre con 10-15 mila dipendenti in meno. Ma solo questo fine settimana mi è capitato di rispondere a 3-4 cittadini che avevano mandato lettere PEC perché avevano avuto il rinvio a un anno. Una signora per una PET TAC che doveva fare, un'altra signora per una visita otorinolaringoiatrica per acquistare degli apparecchi. Faremo quello che abbiamo fatto per il fascicolo sanitario elettronico. Gli addetti alle liste di attesa, premesso ovviamente che il personale sta facendo miracoli, ma a volte abbiamo addetti alle liste di attesa che sono gli autentici farabutti, che non hanno neanche la sensibilità umana per rispondere a un cittadino. Siccome non c'è il personale, in molte ASL gli addetti alle liste di attesa, al 118, sono esterni alla sanità pubblica, sono cooperative, aziende private che se ne infischiano. Cioè il disastro che noi abbiamo trovato nella sanità pubblica è indescrivibile. Adesso dobbiamo riportare tutto nelle strutture pubbliche. Ci siamo fermati qualche anno fa perché poi quelli che facevano questo servizio per le ASL comunque davano lavoro alla cooperativa. Allora io ti voglio anche tenere a lavorare, ma devi fare il tuo dovere in maniera rigorosa e avendo rispetto per i cittadini, altrimenti te ne vai al diavolo. Faremo anche sabato mattina un punto sulle liste di attesa, essendo chiaro che arriviamo sempre in una situazione nella quale paghi la mancanza di personale, non c'è niente da fare. Se hai 10.000 addetti in meno, anche il dirigente dell'ASL farà fatica a destinare 10 persone o 10 medici a fare le visite o la diagnostica strumentale e così via, e anche quello che deve rispondere magari al call center. Ma cercheremo anche su questo, liste di attesa, di fare passi in avanti importanti per migliorare la qualità del servizio che diamo ai nostri concittadini. Per le infrastrutture ho consegnato al Presidente Vigorito una nota che mi hanno dato gli uffici, è una nota corposa perché solo per seguire tutti i passaggi burocratici, qui ce ne andiamo al manicomio. Per quanto riguarda i lavori Telesino, Telese Caianello, abbiamo due lotti. Il primo lotto, 460 milioni di euro, è bloccato da ricorsi giudiziari che non hanno permesso l'aggiudicazione della gara. L'ANAS sta facendo comunque degli interventi di attività per indagini archeologiche, procedure di esproprio, attività di monitoraggio ambientale e risoluzione interferenze. Il secondo lotto non è finanziato, è fra le opere programmate a livello nazionale ma non finanziate.
In ogni caso è in atto una verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'Ambiente. La procedura è cominciata il 22 novembre dello scorso anno. Il Ministero aveva 60 giorni di tempo per esprimersi, ma siamo un paese creativo e quindi non ha risposto nessuno. Per quanto riguarda le strade e i collegamenti con Napoli, vi era un precedente progetto autostradale della Caserta-Benevento con un'estensione di circa 48 chilometri. È stato suddiviso in due lotti funzionali. La prima infrastruttura, il primo lotto, termina a Paulisi, sono circa 24 chilometri. È in corso un dibattito pubblico da parte dell'ANAS che ha pubblicato la gara di affidamento per il coordinatore del dibattito pubblico che è in corso. Conclusa questa procedura, il primo lotto verrà nuovamente sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, così prevede la legge, per ottenere il parere finale. Secondo lotto da Paulisi a Benevento, altri 24 chilometri, vincolati ai pareri che richiamavo prima. Per quanto riguarda la ferrovia Benevento-Napoli, via Valle Caudina, sono intervenute nuove norme sulla sicurezza ferroviaria. C'è un organismo che fa capo al Ministero delle Infrastrutture che decide quali sono le norme di sicurezza. Queste nuove norme hanno portato alla sospensione dell'attività perché si realizzino gli interventi necessari. Arriveremo alla fine del 23. La Regione Campania su questa infrastruttura investe 172 milioni di euro e sul materiale rotabile, sui treni, 45 milioni di euro. Sul tratto EAV Benevento Cancello sono in corso questi interventi: adeguamento alle norme di sicurezza dell'ANSF, 38 milioni, adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie, altri 10 milioni di euro. La gara è in pubblicazione. Per quanto riguarda altri interventi, sono in corso interventi che riguardano l'ammodernamento della stazione Benevento Cancello Appia, 6 milioni di euro, lavori in corso, fine lavori previsti per fine 24. Santa Maria a Vico, 600.000 euro, fine 23. La stazione di Cervinara e San Martino, 500.000 euro, lavori conclusi. Conclusi i lavori anche di risanamento dell'armatura ferroviaria per 13 chilometri per 3 milioni e mezzo. Il PNR ha finanziato per 109 milioni di euro l'infrastruttura EAV Benevento Cancello. È in corso la definizione del progetto esecutivo. La Regione Campania ha investito 49 milioni di euro per 9 treni nuovi che sono già stati tutti consegnati. Ponte Valentino. Ci eravamo impegnati, vi confermo che abbiamo destinato 30 milioni di euro per lo scalo merci nell'area industriale di Ponte Valentino. Quindi vi confermo l'investimento. Vi invito ovviamente a telefonare tutti quanti in blocco al ministro Fitto, perché questi 30 milioni sono nell'ambito dell'FSC, del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Campania, che il ministro Fitto tiene bloccato. Quindi da oggi in poi prendete il numero di telefono, inondatelo di telefonate e ditegli Fitto. Oltre che gustare orecchiette alle cime di Rapa, pensi di fare qualcos'altro nella tua vita di utile. I contratti di fiume, ci sono stati ovviamente dei ritardi relativi alle complessità burocratiche. Noi abbiamo in previsione due contratti di fiume lago, Basso Calore Beneventano e il secondo Campolattaro, lago artificiale invaso.
Per quanto riguarda il primo, il contratto di Fiume Basso Calore Beneventano, la procedura è in stato avanzato. Grazie anche alla collaborazione dei comuni interessati, della provincia di Benevento, delle associazioni imprenditoriali, delle categorie professionali. Qui credo che chiuderemo abbastanza rapidamente. Sono interessati i comuni di Amorosi, Castelpoto, Cautano, Campoli e via diciamo una decina. A breve parte la stessa procedura per il contratto di lago invaso di Campo Lattaro. Cercheremo anche qui di bruciare i tempi. Abbiamo anche a Benevento ovviamente il problema del superbonus, ma questo è di competenza esclusiva del governo e del Ministero dell'Economia. Siamo un paese davvero creativo, noi come siamo stati bravi, 110%, quindi casi, ma senza distinguere, no? Il povero Cristo che deve farsi l'appartamento, deve fare l'impianto, no, anche quelli che avevano la seconda, la terza casa, le ville al mare, a tutti quanti, 110%, come se fossimo a Germania e non avessimo il secondo debito pubblico dopo la Grecia. I nostri amici dell'attuale governo, che sono gente maliziosa, non se ne erano accorti che stava maturando un buco di bilancio di 20 miliardi di euro. Se ne sono accorti 3 giorni dopo le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Com'è quando siamo andati alle elezioni a settembre e non avevate capito dove si andava a parare? Ovviamente la nostra posizione è che dobbiamo confermare gli aiuti alle imprese che non hanno rubato, ma hanno solo rispettato una legge, alle famiglie di reddito medio-basso e alle aree terremotate. E alle aree terremotate, perché hanno bloccato anche questi aiuti. Per quanto riguarda il patto territoriale di Benevento, noi abbiamo in Campania 5 patti territoriali presentati al MISE, che li ha approvati ma non li ha finanziati, compreso il patto territoriale di Benevento, valore complessivo 15 milioni di euro, 10 milioni il contributo richiesto. L'ultima cosa, l'ospedale di Sant'Agata, noi ci siamo incontrati con colleghi sindaci qualche settimana fa. All'ospedale di Sant'Agata, ovviamente, che è una struttura bellissima, nuova, importante, collocheremo un ospedale di comunità, una casa di comunità, un centro territoriale, un CTO. Stiamo elaborando una cosa molto importante. Pensiamo di destinare tutto il secondo piano all'Istituto Pascale. Avevamo già un rapporto di collaborazione fra Sant'Agata dei Goti e il Pascale. Adesso possiamo cogliere un'occasione che è legata ai lavori che bisogna fare al Pascale. Il Pascale avrà problemi a fare non le visite, a fare interventi chirurgici. Avendo quell'ospedale a disposizione, in pratica intendiamo trasferire tutta l'attività chirurgica oncologica del Pascale a Sant'Agata dei Goti. Quindi dobbiamo fare un accordo fra l'azienda e il Pascale per poter utilizzare anche le sale operatorie oltre che il personale necessario a fare questa operazione. Questo consentirà di dare vita anche a un reparto serio e di valore regionale per quanto riguarda l'oncologia. Sta lavorando in modo particolare il professore Ascirto in questa direzione, ma avremo modo in occasione della definizione degli atti aziendali di definire una intesa fra il Rummo e Sant'Agata dei Goti per fare in modo che quella diventi una struttura davvero importante nell'ambito delle risorse che abbiamo. Fesserie non intendiamo raccontarne, va bene? E debiti, almeno finché ci sto io, spero a lungo, Clemente, non intendiamo fare neanche un euro di debito. Tenete conto che noi siamo usciti dal commissariamento nel 2019, ma siamo ancora sorvegliati speciali. Siamo per 3 anni in piano di rientro. Abbiamo avuto una proroga per i 3 anni di Covid. La
Piano di rientro significa che il Ministero dell'Economia verifica se rispettiamo i parametri finanziari e se rispettiamo alcuni vincoli nazionali. Mi riferisco per esempio ai punti nascita. In qualche territorio della regione dove si fanno magari 150 parti l'anno chiedono che si mantenga il punto nascita. Il Ministero ci sta diffidando perché sotto i 1.500 nelle zone disagiate non c'è autorizzazione e io sto spiegando che sotto quella soglia rischiamo di far morire i bambini, non di dare un servizio ai territori, e soprattutto rischiamo di aprire un problema drammatico di responsabilità per quanto riguarda il personale medico, perché se muore un bambino e tu non hai rispettato le soglie di sicurezza c'è qualcuno che va in galera, oltre che una famiglia che viene esposta ad una tragedia perché perde un bambino, in qualche caso la partoriente. Quindi abbiamo situazioni delicate da gestire con grande, grande serietà e guardandoci negli occhi. Noi vorremmo aprire pronto soccorsi dappertutto, puntine dappertutto, ma non è che quando diciamo guarda che questa strada non è praticabile ci divertiamo. Lo diciamo perché abbiamo dei vincoli ai quali dobbiamo rimanere fedeli, altrimenti se facciamo un euro di debito sanitario ci ricommissariano, dopodiché ricomincia un altro calvario come quello che già abbiamo vissuto negli anni passati. Clemente, le tre gallerie, altri 20 milioni, ogni volta che vengo qui tu mi lasci delle cambiali, 20 milioni, appena abbiamo lo sblocco dei fondi FSC. Però dia ai tuoi concittadini che già ci hai fregato altrettanto per quanto riguarda la rete fognaria e tutto quello che ci avevi detto l'anno scorso, qui ogni anno. La Madonna. Bene, facciamo insieme la battaglia per l'autonomia e per sbloccare i fondi che abbiamo. Allora, finisco. Il messaggio che voglio darvi è comunque di fiducia. Se noi dovessimo ragionare guardando il panorama politico nazionale, guardiamo a noi, dobbiamo avere fiducia e dobbiamo sapere che c'è, ovviamente non possiamo prevedere il futuro nei dettagli, ma c'è un'idea di sviluppo. Questa provincia ha risorse, perfino industriali. Il presidente Vigorito ricordava, ma le conoscevo, alcune belle realtà nel campo aerospaziale. Abbiamo un'agricoltura straordinaria, questa è la provincia più forte dal punto di vista dell'agricoltura, ha il livello più alto di produzioni agricole, vinicole. È una provincia dal punto di vista ambientale davvero straordinaria. Abbiamo un patrimonio storico-artistico importante, non eccezionale. Non siamo Roma, non siamo Napoli, Firenze, ma ci sono preesistenze belle, importanti. C'è la possibilità di innescare un flusso anche di turismo religioso da valorizzare, Padre Pio. Dobbiamo completare la rete di infrastrutture di mobilità e dobbiamo completare la rete di banda larga. Le nuove tecnologie in buona sostanza annullano le distanze. Se c'è la banda larga, puoi lavorare a Benevento come lavori a Salerno, a Napoli o a Milano. Abbiamo la possibilità di creare un processo di sviluppo importante, significativo, tale da consentire di dare lavoro ad un'intera generazione di ragazze e di ragazzi di Benevento. Dobbiamo assolutamente completare la rete delle infrastrutture e dobbiamo essere qui previdenti. Fra tre ore abbiamo la giunta nella quale approviamo i primi tre progetti per i primi tre invasi collinari per la raccolta di acqua. Abbiamo qui a Benevento il più grande investimento previsto ad oggi nella regione Campania, che è la diga di Campolattaro. Per questa estate noi andiamo in appalto
e parliamo ormai di 600 milioni di euro. Stiamo già lavorando, preoccupandoci del futuro. Vogliamo realizzare 20 invasi collinari per avere l'autonomia idrica, oltre alla diga di Campo Lattaro, che rappresenta davvero una risorsa importante per tutta la regione e per altri 40.000 ettari di territorio intorno alla diga di Campo Lattaro, per i quali non sono ad oggi previste le canalizzazioni e per cui ci siamo impegnati a fare progetti di irrigazione per valorizzare ancora l'agricoltura beneventana. Dunque, nonostante tutto, abbiamo davanti a noi una possibilità non illusoria, ma vera, realistica, onesta, di sviluppo, di crescita economica in un ambiente non congestionato, in un ambiente umanizzato, in un ambiente gradevole, nel quale davvero vivere significa essere in pace con la natura. È una collina meravigliosa quando arriviamo qui ogni volta, insomma, ci si apre l'animo, perché davvero è un territorio bellissimo e dolcissimo, non abbiamo asprezze qui. Allora il messaggio è di fiducia. Noi saremo al vostro fianco per quelle che sono le nostre possibilità e le nostre capacità. Io non ho l'energia del presidente Vigorito, ma insomma, vi staremo vicini e vi garantisco che se lavoriamo con serietà, con rigore, vedrete che nei tempi medi che sono necessari riusciremo ad attivare un programma di sviluppo davvero importante per tutta la provincia di Benevento. Grazie a tutti, in bocca al lupo. Grazie Presidente De Luca, un presidente sempre combattivo e determinato nell'affrontare le questioni. Non è il tipo che si taglia le vene, lo avevamo intuito. Tra l'altro oggi è stata scritta sicuramente una pagina importante per il futuro di questo territorio. Sono arrivate le risposte sollevate da Confindustria Benevento, quindi penso che il Presidente Vigorito possa essere soddisfatto, perché De Luca è intervenuto su tutte le problematiche che abbiamo evidenziato nella scheda che abbiamo elaborato grazie soprattutto alla collaborazione preziosa della dottoressa Anna Pezza di Confindustria Benevento. Presidente Vigorito, c'è da essere soddisfatti. Sì, grazie. Se possono salire i miei vicepresidenti, per favore. Volevo far vedere la squadra con la quale stiamo lavorando e far salutare tutti. Oltre a ringraziarvi per la pazienza e per sfumare da quello che ho detto qualcosa che potrebbe non essere stato molto gradito, fatene tesoro anche voi. Quando avrete la metà, mettete le mie scarpe, mettete i miei pantaloni e vedrete che fareste la stessa cosa anche voi. Possono venire un attimo, vicepresidenti? Volevo non farvi riconoscere perché li conoscete, ma volevo tributare loro un applauso, perché se Confindustria sta facendo qualche passo in avanti, lo devono a loro, non certamente a noi. Allora, noi speriamo chiaramente che da questo confronto possa nascere un percorso condiviso con la Regione Campania per dare sempre maggiori risposte al territorio, alle aspettative di imprenditori ma anche cittadini della provincia di Benevento e della Campania. Io direi di fare un applauso ai miei colleghi e amici, perché si impegnano molto più di me e coprono anche le mie assenze. Grazie. E a tutti buona giornata, grazie. Bene, grazie Presidente Vigorito, abbiamo concluso, io ringrazio tutti voi per la partecipazione e ringrazio anche i colleghi naturalmente di 8 Channel, siamo stati in diretta sul canale 16 del Digitale Terrestre, quindi ringrazio anche quanti ci hanno seguito attraverso il video e naturalmente buon lavoro a tutti e buona giornata, arrivederci, grazie. Grazie. Ottime sale operatorie.